E allora, amici, eccoci qua. Inizia il 25esimo miracolo di Natale. Perché iniziamo qui? Iniziamo qui perché, come ben potete vedere dietro di me, abbiamo un tir carico di merce. Questa è la merce che è stata raccolta grazie alle vostre donazioni durante la pre-raccolta. Ma noi vogliamo farvi vedere la lunghezza di questo tir, e poi la sorpresa è quando si gira, perché ancora una volta, per l'ennesima volta, cari amici, eccoci qua. Guardate la solidarietà racchiusa in due grandissimi tir. Tra l'altro ringraziamo, come sempre in questo caso, la Tirso, che è sempre al nostro fianco, e ovviamente ringraziamo la Despa e GF, perché le pre-raccolte sono avvenute appunto da loro. Ed eccolo, tutta la merce che voi avete donato, cari amici, durante la pre-raccolta è stata tutta custodita gelosamente. E adesso questa bellissima merce, cari amici, sta per iniziare il suo viaggio, quel viaggio che noi per 25 lunghi anni abbiamo fatto, e andrà al centro diocesano. Noi la seguiremo, seguiremo i tir e li aspetteremo lì, nel cuore pulsante del centro diocesano, in via Po 61 a Cagliari. Signori e signori, inizia la 25esima edizione del Miracolo di Natale. È meglio, non poteva iniziare. Avevamo un po' di timore per la pre-raccolta perché ce n'erano state tantissime anche prima di noi. Ma nonostante tutto, signori, per l'ennesima volta inizia la 25esima edizione, e inizia con due tir che partono per arrivare al centro diocesano. Cari donatori, voi che avete donato a mani piene durante la pre-raccolta, ecco dove è finita la vostra merce. Ma non solo, voi la vedete qui, fra un po' la vedrete arrivare a destinazione, ovvero dove verrà poi distribuita ai poveri. Grazie è dir poco, ma adesso mettiamoci in viaggio. La 25esima edizione del Miracolo di Natale ha avuto inizio. Allora eccoci qua, amici, come promesso ci siamo spostati, e guardate che bello. Intanto noi ringraziamo la Dreav Group per questa bellissima scenografia, ovviamente la Protezione Civile che sta appunto presidiando l'entrata. E devo dirvi che, nonostante siamo a prima mattina, stanno già arrivando i doni. Guardate, stanno già arrivando i doni e ci sono già i furgoni che si stanno riempendo, ma forse vedremo arrivare anche i tir da lontano fra un po' dovrebbero, eccoli là, guardate, stanno arrivando anche i tir, eccoli qua, noi li abbiamo anticipati. Vedete, in quei tir, pensate, amici da casa, in quei tir c'è tutta la pre-raccolta di due settimane. Cioè, voi con queste immagini bellissime che stanno per arrivare qua, eccoli qua, lì dentro ci sono le buste che avete donato, e lì dentro c'è la garanzia che tutto quello che avete donato sta arrivando dove doveva andare, ovvero sia in via Po al centro diocesano. Ed eccoli i tir che stanno entrando nel centro diocesano, amici. Noi li accompagniamo e saremo appunto fedeli testimoni, ma lo vedrete con le immagini. Adesso stanno facendo una retromarcia abbastanza complessa, perché vi ricordo che sono due i tir, e dopodiché riaccenderemo le telecamere fra pochissimo, quando saranno già predisposti per scaricare la merce all'interno del centro diocesano. Arriva Natale. Come promesso, ecco qua, come vi avevo detto, siamo nel pontile, vedete, nel pontile che chiameremo il pontile della solidarietà, in compagnia di Sandro Balbina, responsabile marketing della Despar. Ecco, insomma, bisogna dire che veramente è stata una grandissima pre-raccolta. Siete contenti? Assolutamente, infatti dobbiamo ringraziare principalmente i nostri clienti, e poi ti devo fare veramente i complimenti sinceri. Grazie. Perché è una bella manifestazione, grande solidarietà da parte di tutti, del gruppo, e ci crediamo tantissimo a questi eventi. Ovviamente
visto anche il periodo di pandemia, quindi si è più vicini anche a questi, a queste, si è più, in poche parole, si è più vicini a queste persone che hanno bisogno di queste. In questo momento queste, c'è l'apertura, sì, anche tu sei ovviamente commosso, sì, perché noi sappiamo che ogni busta è una persona, sì, questo sì, è. Certo. Guardate, infatti, che roba, amici, guardate che roba. Ringraziare tutte le persone e tutti i nostri clienti e tutta l'organizzazione, perché veramente composta da volontari è un aspetto veramente importante. Siamo arrivati anche al 25esimo, quindi ti devo fare anche gli auguri per le nozze d'argento, tra virgolette, si può dire anche questo, quindi veramente eccezionale. Complimenti, quindi, per tutti. Grazie, grazie a voi ovviamente, a tutta la dirigenza. Assolutamente. E ovviamente ai donatori. Con questo, cari amici, noi vi abbiamo certificato che tutto quello che è stato raccolto con queste immagini, vi ricordo che questo è un tir lungo non so quanti metri, che raccoglie mediamente dalle 15 alle 16 tonnellate, quindi se sono due tir vi dico solo che potremmo essere già a 30 tonnellate, però non vogliamo dirlo, aspettiamo la fine per fare i numeri. Certo. Sicuramente questa è la garanzia per tutte le persone che hanno donato, e sono contento di doverlo dire quando mi dicevano: ah, ma il miracolo di Natale, allora è sicuro, e davano. Ecco, questa è la prova, noi ve la portiamo a casa la prova, perché casa per noi è Centro Diocesano, la vostra merce è arrivata a destinazione, ma il miracolo di Natale continua, mi raccomando, perché siamo qua fino alle 21. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Arriva Natale. Allora, amici, eccoci qua, il miracolo di Natale continua con delle bellissime sorprese. Sono venuti a trovarci degli inviati di una bella trasmissione 0010. Abbiamo Giampaolo. Ciao Gennaro, ma noi siamo venuti a spiarti e a indagare. E poi abbiamo Gianni. Ciao, un piacere stare con te e prendere parte a questa 25esima edizione del miracolo di Natale. Un quarto di secolo di vita, una cosa fantastica, bellissimo. Grazie a voi, perché loro ci daranno una grande mano d'aiuto, perché saranno per la prima volta gli inviati del miracolo di Natale, perché come avete già intuito la raccolta sarà in via Po 61 a Cagliari, come avete intuito sta già accadendo, e loro invece andranno per una missione molto speciale, sorvegliare la scalinata di Bonaria, perché è possibile che accadranno delle cose molto molto curiose e belle. Vi aspettiamo in Viale Bonaria. Accorrete numerosi, noi saremo lì a vigilare. Le buste non si portano lì, lì si va soltanto per guardare un qualcosa che potrebbe accadere, per ricordare questa 25esima edizione. Le buste si portano in via Po. Ciao. 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 Buona missione. Ciao. Grazie comandante. Prego, la ringrazio. E intanto sono arrivate queste meraviglie di donatori. Già. Vengono dalla scuola Crescere Insieme. Crescere Insieme, esatto. E sono due rappresentanti per sezione. C'è la sezione dei cigni e paperelle, rappresentata da Camilla. Ciao Camilla. E Manfredi. Ciao. E i rappresentanti della sezione Farfalle e Coccinelle. Ciao. Rappresentata da Riccardo. Sì. E Alba. Ciao Alba. Bene, vedete amici, quando vi dicevo che il miracolo di Natale è contagioso. Camilla. Chi Biggio? Va bene. E tu chi sei? Alba. Manfredi. Benissimo. Allora, loro sono in rappresentanza, c'è un furgone bianco pieno di regali che hanno portato per i bambini poveri. Un fratello. Bravo.
Bene, grazie alla scuola Crescere Insieme e ovviamente a tutte le famiglie che si sono adoperate per fare questo furgone pieno di generi alimentari. Grazie infinito. Grazie anche a grazie. Voi. Grazie, adesso andate perché fra un po' ci sarà una bella sorpresa, arriveranno, non ve lo dico, andate a vedere. Allora eccoci qua, sono con Alessandro Concia, addetto stampa del Miracolo di Natale. In questo momento, come avevamo detto, come avevamo promesso, sta arrivando la Polizia di Stato. Eccoci qua. Allora, è un momento emblematico, toccante. Anche quest'anno la Polizia di Stato, la Questura di Cagliari, ha aderito all'iniziativa in un copioso silenzio, perché purtroppo recentemente c'è stato anche un lutto di un agente della polizia, ma loro, i poliziotti, la Questura di Cagliari, hanno naturalmente deciso di esserci, quindi esserci sempre, anche quest'anno hanno caricato i mezzi e portato i doni per i poveri. Buongiorno. Buongiorno. Intanto noi vi ringraziamo. Grazie sappiamo, a voi per l'invito. Grazie. Sappiamo che per voi oggi è una giornata non allegra per le vostre due grandissime perdite che avete avuto, e questo vi fa ancora più onore perché voi oggi, nonostante il dolore che portate nel petto, state portando solidarietà a tutte le famiglie bisognose. Noi vi ringraziamo veramente di cuore e vi siamo vicini. Grazie. Per queste grandissime perdite che avete subito. A nome del Questore ovviamente grazie per tutto e anche per la vostra vicinanza. Grazie, grazie. Grazie. Buongiorno. Dottoressa Camila, posso? Sì, sì. Ah, buongiorno. Sì, noi ci rincontriamo. Buongiorno. Sempre sì, buongiorno. Capisco, come ho già detto abbondantemente adesso, che è un momento un po' particolare per voi. Molto perché triste. Quando si perdono dei compagni di viaggio, ma soprattutto dei colleghi eccezionali, non è una sola, diciamo, questura che viene colpita tutta l'Italia. Certo. Vengono a mancare due uomini importanti, ai quali voi eravate molto, molto legati. Molto molto legati, sì. E ho detto però che vi fa onore perché oggi voi siete qui comunque con il dolore a portare quella speranza, quella solidarietà a tutte quelle famiglie che sono in grandissima difficoltà. Assolutamente, beh, questo da parte nostra non deve mai mancare. Ovviamente dobbiamo continuare sempre ad essere presenti con la collettività, assolutamente, in tutti i modi possibili. Grazie ancora, grazie a di voi. Cuore, grazie. Allora amici, eccoci qua, un'altra visita graditissima come anche negli anni passati da parte dell'Istituto Giua di Cagliari. Siamo con la professoressa Liliu e con questi ragazzi che hanno fatto una raccolta incredibile ancora una volta. È verissimo, grazie a tutti, grazie ai genitori, agli alunni, a tutti i dipendenti dell'Istituto Giua di Cagliari e grazie soprattutto alla professoressa Emanuela Pugeddu e al professor Andrea Floris, che salutiamo, per questa bellissima raccolta che quest'anno è stata veramente eccezionale, sia di Cagliari che di Assemini tra l'altro, quindi è stato veramente eccezionale, un risultato incredibile, grazie. Grazie a voi per la vostra meravigliosa partecipazione. Ragazzi, cosa si prova a partecipare a un'operazione che è così, diciamo, mastodontica, vista che avviene in altri 20 comuni oltre quello di Cagliari? Certo, crediamo sia un'iniziativa importante perché ci rendiamo conto che chiunque da un giorno all'altro può passare da una situazione tranquilla, una situazione buona economicamente, a una cattiva, e ci rendiamo conto che è importante aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà. Noi come scuola ci sentiamo fieri di partecipare, siamo molto contenti di poter contribuire a questa iniziativa. È dall'anno scorso che partecipiamo e continueremo anche nei prossimi anni. Grazie, intanto come voleva si dimostrare, di anno in anno però aumentano sempre di più le buste della spesa, quindi al prossimo anno con più buste ancora. Grazie mille. Grazie a voi per la vostra generosità, grazie infinito. Grazie.
il nostro viaggio, caro Alessandro Mongia, ovviamente il nostro addetto stampa, e adesso siamo in compagnia della Protezione Civile di Assemini, che appunto tutto il giorno rimarrà in via Po a dare una mano, cosa che stanno già ampiamente facendo. Siamo in compagnia di Emilio Garau. Emilio Garau, ovviamente come tanti volontari, ma loro in particolare hanno aderito a questo matrimonio della solidarietà, lo abbiamo definito all'inizio così. Alessandro della Despar ha rincarato la dose, perché è proprio vero, è un festeggiare 25 anni davvero di buon cuore e altruismo, e questo è lo spettacolo più grande. Allora, caro Emilio, intanto grazie per essere qui. Volevo sentire a te, voi ovviamente siete sempre impegnati su tutto il territorio, no? Il primo miracolo di Natale sotto certi aspetti che fate qui è sicuramente in via Po. Che emozioni provi? Ma guarda, ti posso dire che dopo la chiamata di Alessandro, la tua chiamata e tutto, abbiamo messo da parte tutti gli altri impegni che avevamo per metterci a disposizione, al vostro fianco, come testimoni di questo matrimonio della solidarietà, visto che un matrimonio ha necessità anche di testimoni. La gente sta rispondendo molto molto bene, di gran cuore, quasi in difficoltà, che stanno secondo loro portando poco. E là gli spieghiamo che anche un solo pacco di zucchero ha un significato molto molto importante, quindi la generosità va apprezzata sia dal piccolo pacchettino a chi può portare qualcosa di più. La cosa che ci stiamo rendendo conto è che stanno portando persone veramente che sono loro stessi in difficoltà e a loro volta stanno portando per gli altri. Questo è un bel segnale. Assolutamente un bel segnale, come abbiamo sempre detto, che quest'anno è stato l'anno dei giovani, e questo è molto bello perché molti giovani si sono uniti al miracolo di Natale. Intanto grazie a voi, a tutto il vostro staff, a te. Adesso vado dal direttore del miracolo di Natale, Volo, Nicolaoi, che può aggiornarci, no, su quello che sta succedendo in tutta la Sardegna, perché vi ricordo che sono 20 comuni più il nostro, 21, che in contemporanea stanno realizzando il miracolo di Natale. Sì, appunto, 21 comuni, Cagliari incluso, che sta realizzando il miracolo di Natale. Mi stanno arrivando foto, certo, dalle piazze in cui sta avvenendo il miracolo di Natale. Già la raccolta sta andando, i cittadini stanno portando, ma così come è venuto a Cagliari, come è avvenuto, cioè, in altre cittadine, la pre-raccolta ha dato grandi frutti, e quindi le piazze iniziano ad avere il colore del miracolo di Natale in tutti i comuni dove si sta realizzando. Grazie Nicola, grazie infinite. E voi non fate altro che rimanere con noi e continuate a vivervi questo finalmente, possiamo dirlo, lungo miracolo di Natale, 25 anni, pensate, e sarà un film meraviglioso. Bene, 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 adesso ringraziamo i nostri amici fedelissimi che ci permettono di portare avanti questo bellissimo progetto. Autocarrozzeria Sandro Cirina, verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina, 20 anni di esperienza. Al centro commerciale I Mulini e in via Roma 1 a Cagliari, gelateria Peter Pan, gelati semifreddi e torte. Il gelato artigianale è per tutte le occasioni, per tutte le stagioni, per tutte le emozioni. E poi, tutti sono fan del gelato Peter Pan. Anche io sono fan del gelato Peter Pan. Dove trovare il più vasto assortimento di articoli per la termoidraulica? A Quarto, da Piras e Sarriz. Uno showroom con una vasta gamma di articoli. Bombole GPL, combustibili, gas tecnici Albini, barbecue e articoli da campeggio. Effettuiamo consegne a domicilio. Termoidraulica di Piras e Sarriz. I can do that. Farmacia Virnis. Cura e salute sono al centro del nostro lavoro. Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi. Affidati alle nostre competenze. Farmacia Virnis, la tua farmacia. Tabaccheria Marci Giovanni.
slot, ricariche, pagamenti bollettini, lotterie istantanee, articoli fumatori. Tabaccheria Marci Giovanni, Viale Colombo 19, Quarto Sant'Elmo. Fanni Revisioni. Da 20 anni operiamo al vostro servizio. Revisioni su tutti i mezzi. Fanni Revisioni, centro autorizzato, via Dolcetta 17, Cagliari. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre, tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Ristorante Il Volo. Location elegante, ampio e versatile. Con le sue due sale, ogni sera è una festa. Menù raffinati per ogni palato. Cornice perfetta per ogni ricorrenza. Franco, Sandro e lo staff vi aspettano per servirvi al meglio. Ristorante Il Volo. Via Monte Cassino 52 Pirri. 070 523 090. Pit Stop di Mircolai. Vendita ed assistenza pneumatici auto e moto dei migliori marchi. Convergenza, equilibratura ed inversione, eseguite a regola d'arte, grazie ad una professionalità acquisita negli ultimi 40 anni. Pit Stop, riparti subito, in completa sicurezza. Anche quest'anno ovviamente la sicurezza per i cittadini, per quelli che donano, per quelli volontari che sono qui all'interno, che fanno da spolo. Intanto ringraziamo Marco. Roberto, che da anni sono sempre a fianco al miracolo di Natale, e chiaramente anche per voi quest'anno è la 25esima edizione. Cosa avete provato nel vedere tutta la gente che continua a portare e soprattutto i tir che stanno scaricando? Allora, innanzitutto tanta gioia, abbiamo riscontrato veramente una grande affluenza di persone, anche tantissimi giovani quest'anno, veramente è stata una sorpresa. Una sorpresa per tutti, molto positiva, ci hanno chiesto tante informazioni per quanto riguarda appunto la raccolta e siamo stati veramente molto contenti di questa affluenza delle persone. Bene, allora detto questo Marco, noi vi ringraziamo come sempre. Grazie a voi. Anche perché... Grazie a voi. Non dimentichiamo che dentro il tir c'è la pre-raccolta fatta da tutte le associazioni, perché non dobbiamo dimenticare che il miracolo di Natale si fa grazie a tutti i volontari. Certo, è stata una cosa che nonostante lo faccia da diversi anni è sempre entusiasmante per poter aiutare il prossimo. Grazie. Sicuramente. Grazie a voi per averci donato la sicurezza a questa giornata. Andiamo avanti. Grazie. Grazie. Ebbene amici, abbiamo una grande fortuna questa volta nel miracolo di Natale perché abbiamo due grandi amici, Gianni e Giampaolo, i fantastici 0010, che sono lì sulla scalinata di Nostra Signora di Bonaria perché accadrà qualcosa di bello, qualcosa di magico che ricorda appunto questa 25esima edizione. Grazie Gennaro della linea, noi siamo nella scalinata di Bonaria, è arrivato il primo camion, anzi... È arrivato il camion carico di panettoni, qua ci sono 1500 panettoni qua dentro che serviranno per costruire questo mega albero di Natale sulle scalinate di Bonaria, sulle scalinate della chiesa di Bonaria. Ecco qua, i volontari iniziano a scaricare a poco il camion e noi seguiremo le fasi realizzative di questo mega albero di Natale che poi alle 17 verrà illuminato. Ebbene, come vedete i volontari sono... Allora, è faticoso? No, insomma, non è mai... Sei pronto? Sempre pronti. Da dove arrivi tu? Da Cagliari. Zona? Zona San Michele. Dai, non perdiamoci in chiacchiere. Gianni, che in questo momento sta operando, io direi di spegnere anche la telecamera e dare una mano anche noi. Vi mando un ragazzo, l'operatore, io guardo. Bene, intanto lasciamo lavorare i volontari, così non invadiamo il campo. A dopo, a te la linea Gennaro. Ebbene, questo lungo viaggio
che coinvolge 21 comuni inizia adesso. Siete pronti? Perché noi siamo curiosi di andare a vedere com'è andata negli altri comuni e pertanto ci trasferiamo immediatamente a Bosa. Ciao Gennaro, siamo qui nel Comitato di Croce Rossa Italiana di Bosa con Giuseppina Pitalis, delegata dell'inclusione sociale e responsabile della raccolta per il 25esimo miracolo di Natale effettuato qui a Bosa. Le andiamo a chiedere com'è stata questa giornata. Buonasera a tutti. Allora, in merito diciamo a questo evento devo riconoscere che è andato molto bene, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo anche quest'anno per via della pandemia e le restrizioni che ci sono state, diciamo che la popolazione di Bosa e dei paesi limitrofi ha risposto benissimo nei confronti delle famiglie che si trovano in difficoltà. Quindi devo dire che è stato molto positivo questo evento. Ok, e sono molto contento, lo sarà anche Gennaro. Ti chiedo, cos'è stata l'unica differenza, essendo un periodo di pandemia e Covid, rispetto agli anni scorsi? Allora, rispetto agli anni scorsi, che comunque sia, ho riscontrato che le persone che venivano appunto nei supermercati per fare i loro acquisti e per donare, erano proprio ben munite di mascherine, di guanti, quindi diciamo che le persone hanno capito che per poter uscire da questa pandemia bisogna proprio tutelarsi e così riusciamo, si spera, a venirne fuori molto più in fretta. Ho visto anche che tutti i volontari qua indossano mascherina P2, noi siamo, certo, non si vede dalla videocamera, ma siamo un pochettino all'aperto, quindi sono sicuro che anche voi abbiate seguito i vostri protocolli. Sì, certo, in primis diciamo noi dobbiamo dare il buon esempio e i miei collaboratori diciamo che erano tutti ben muniti di... Ok, perfetto. Allora, ho visto che qua il lavoro è grosso, qua continuano a fare, a portare in alto, si è creata, certo, una catena. Certo, quindi, certo, prima di ripassare la linea, volevo chiederti se vuoi aggiungere qualcosa, vuoi dire qualcos'altro. Certo, volevo prima di tutto ringraziare il presidente del comitato di Bosa, il comitato e anche tutti i volontari che hanno contribuito con grandi sacrifici per far sì che questo evento potesse essere realizzato nel migliore dei modi. Poi volevo anche ringraziare tutti i supermercati che hanno aderito con grande gioia alla nostra richiesta. Spero che negli anni a venire la cosa si possa ripetere e auguro a tutti a te Rosanno il mentusu e in salute. Ok, allora colgo l'occasione anche io per ringraziarti, sicuramente anche da parte di Gennaro e da tutte le persone che riceveranno questa donazione. Ringrazio la Croce Rossa Italiana, i volontari presenti e quelli non presenti che ci sono stati dietro e anche io ripasso la linea a Gennaro e saluto tutti e buone feste. Bene, 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 come al solito, grazie, grazie infinite a Bosa, anche questa volta siete stati eccezionali, ma noi adesso voliamo con il nostro piccolo aereo e ci trasferiamo a Burcei. Burcei! Ciao Gennaro! Ciao Gennaro! Anche quest'anno Burcei ha partecipato al miracolo di Natale, siamo molto felici, ringraziamo tutta l'organizzazione, la popolazione e le associazioni che ci hanno dato una grossa mano anche quest'anno per far sì che ci fosse anche il nostro contributo. Quindi, come si dice in Sardegna, altro anno mellus. Ciao! Ebbene, ancora una volta grazie, grazie mille a Burcei, che vi ricordo che tra l'altro loro contribuiscono in maniera generosissima per Cagliari. Quindi grazie, grazie di cuore. E adesso invece ci trasferiamo a Decimo Mannu. Ciao Gennaro, siamo arrivati alla fine della giornata, ma prima di salutarti ti lasciamo un attimo ai saluti del sindaco Anna Paola e del parroco Don Andrea. Ci sentiamo tra qualche secondo. E
Eccoci Gennaro, siamo in compagnia di Anna Paola, la sindaca di Decimo Mannu, che adesso quasi a fine giornata ci lascerà un breve pensiero di come è andata questa giornata. Prego Anna Paola. Ciao Gennaro. E grazie per questa opportunità, anche quest'anno il miracolo di Natale è arrivato a Decimo Mannu. Grazie all'associazione Il Pellegrino di Santa Greca abbiamo potuto dare il nostro contributo. Grazie anche a tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato attivamente alla raccolta e hanno dato il loro contributo essenziale, così come molte famiglie, concittadini e concittadine che hanno permesso, ecco, un buon Natale, un Natale sereno e felice, e lo augurano attraverso questa raccolta. Grazie a tutti voi. Ciao. Perfetto Anna Paola, grazie, e approfittiamo della sua presenza per ringraziare l'intera amministrazione comunale che Anna Paola rappresenta, che ci supporta e ci sostiene sempre. Tra un attimo un breve intervento anche del nostro parroco Don Andrea. Ci vediamo tra un secondo, Gennaro. Eccoci Gennaro, siamo qui con il parroco di Decimo Mannu, Don Andrea Lanero, che anche lui ci lascerà un piccolo pensiero di questa giornata. Prego Don Andrea. Ecco, intanto è un piacere che sia ripresa questa iniziativa che si è bloccata appunto in questo difficile momento di emergenza sanitaria, e anche se senza l'animazione che un po' ha caratterizzato gli anni del miracolo di Natale di Decimo Mannu, credo che si sia ridotta in modo più serio, no? L'essenziale, cioè la solidarietà. Credo che il pensiero che mi rimane di più in questa circostanza sia che davvero la solidarietà è una cosa seria. Quindi ringraziamo il Signore e quanti hanno preso sul serio questa proposta. Grazie Don Andrea, ricordiamo che anche la parrocchia ci ha sempre sostenuto in questi eventi e siamo certi che continuerà a farlo. Eccoci Gennaro, siamo finalmente arrivati alla fine della giornata. Nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà, è andata abbastanza bene. Abbiamo raggiunto le 2,2 tonnellate circa. E che dirti? Ci vediamo l'anno prossimo sempre in questa piazza. Ma ti lasciamo con il solito slogan: caricate, caricate, caricate! Bene, grandi, grandissimi ragazzi, ma non finisce qui, ne abbiamo ancora tanti da farvi vedere. Guardate che meraviglia questa catena, questa grandissima catena che dal nord al centro al sud della Sardegna ha camminato per il trionfo finale. Andiamo a Domus Novas. Ciao Gennaro, ciao Sardegna, benvenuti al 25esimo miracolo di Natale da Domus Novas. Siamo qui con voi perché oggi è una giornata importantissima, 25esimo miracolo di Natale. Per l'occasione abbiamo qui con noi il nostro Babbo Natale. Ciao Babbo Natale, come mai sei qui con noi oggi? Siamo qua per andare a fare le visite ai nonnini nel pomeriggio, la mattina andare a ritirare i viveri per la Caritas e poi per portarvi tanta gioia. Grazie Babbo Natale, allora buon lavoro, ma con Babbo Natale oggi ci saranno gli Elfi. Abbiamo qui il capo degli Elfi. Capo degli Elfi, cosa farete oggi per Domus Novas? Andremo a ritirare la spesa Caritas che nelle scuole, nelle strutture daranno, e in cambio porteremo sorrisi e tante caramelle. Gli Elfi di Babbo Natale sono abituati, perché per loro non è il primo miracolo di Natale. Loro sanno benissimo che cosa vogliono i nostri bambini e stanno aspettando per portare loro un sacco di buoni dolcetti. Mentre sappiamo benissimo che Domus Novas è un paese che ha sempre, sempre partecipato al miracolo di Natale e anche oggi vi aspettiamo. Abbiamo dentro il Monte Granatico le signore della Caritas che ci stanno aspettando. Mi raccomando, siate qui con noi tutto il giorno dalle 9 di mattina alle 21. Vi aspettiamo. A dopo! Ciao Gennaro, ciao Sardegna! Oggi a Domus Novas è andata alla grande. Un sacco di persone hanno portato tantissimi viveri per la Caritas, ma chi è venuto ha portato via un pacchetto regalo, una
sorpresina, perché un dono tira l'altro. Ma la cosa più bella è che oggi abbiamo avuto con noi Babbo Natale! Babbo Natale, com'è andata? Benissimo, è stato splendido! Grazie Babbo Natale per la tua presenza! E adesso chiediamo alla signora, una delle signore della Caritas, com'è andata questa raccolta? Molto bene, molto bene. Siamo tutti molto molto contenti. Grazie ad Humus Novas, grazie per la vostra partecipazione. Gennaro, ci vediamo l'anno prossimo col 26esimo miracolo di Natale. Per adesso da Humus Novas, ciao! Grazie a Humus Novas, ancora una volta eccezionali, come sempre d'altronde, come tutti. E adesso invece prendiamo il nostro magico aeroplanino e ci spostiamo a Elmas. Venticinquesimo anno di miracolo di Natale, quest'anno per il comune di Elmas il primo anno. Come potete vedere la piazza si è già gremita di persone, di giovani che sono venuti a cantare per condividere l'evento, di persone che portano anche solo un pacco di pasta per i più poveri. La solidarietà, oggi il comune di Elmas solidale con tutti i cittadini, quelli più bisognosi. Come amministrazione abbiamo avallato e sposato fin da subito questo tipo di iniziative perché è necessario anche riprendere coscienza. Anima povera canta pro te, te in giro assato vita, te anche lo si falà, una truma benedita. Buonasera, vorrei dire qualcosa. Siamo qui in piazza Padre Pio perché per questa grande iniziativa, il miracolo di Natale, perché ci sono tante persone che possono non avere la fortuna che abbiamo noi in questo momento e dobbiamo donare. Fa bene sia a noi perché ci sentiamo meglio, ma anche agli altri. Ricordiamoci di guardare un po' sempre oltre noi. Anima povera canta pro te. Eccoci qua. Perché è importante? È importante perché la solidarietà è la base di tutto, in questo periodo poi è ancora meglio. Poi diciamo che si manifesta in tanti modi e questo è uno dei modi diretti. Come mi ha detto stasera il presidente Mattarella, possiamo salvarci dai prossimi eventi che scateneranno pericoli per l'umanità soltanto agendo insieme. Questa è un'occasione per dimostrare quanto si è uniti come collettività. È stata una giornata emozionante per Elmas, tantissime persone hanno risposto con tanti viveri e ringrazio le volontarie e i volontari, tutte le persone coinvolte, il sacerdote e tutta la comunità di Elmas che si è dimostrata davvero sensibile in un momento importante e delicato come quello che stiamo vivendo. Adesso porteremo tutto dentro l'oratorio e domani verrà smistato e consegnato a tutte le persone bisognose del nostro territorio. Quindi grazie davvero a tutti e sarà un'occasione da ripetersi ogni anno, spero, per il nostro territorio. Bene, ringraziamo gli amici di Elmas, come sempre. Come? Saluto Chicco in particolare. Ciao Chicco, grazie. Anch'io ti saluto, ciao Chicco. Sono saluti nostri, in codice, comunque ciao Chicco. Bene, detto questo, cari amici, allora a questo punto noi prendiamo il nostro piccolo charter immaginario e ci spostiamo in un altro comune della Sardegna, che è... Guasila! Mi suggeriscono Guasila. Guasila, ragazzi, devo dire la verità, il tempo questa volta è stato clemente. Vai Guasila! Ciao Gennaro, il sesto miracolo di Natale di Guasila è partito.
lo stiamo riproponendo nella vecchia formula delle nostre scalinate. Speriamo di avere un grandissimo successo, di riempire le scalinate e fare in modo che la solidarietà vinca ancora una volta. Ringrazio tantissimo tutti quelli che hanno collaborato anche quest'anno, che stanno collaborando, che stanno portando. Buon 25esimo miracolo di Natale a tutti, gli altri 21 comuni, a Trusannos. Io sono in rappresentanza del comune di Guasila e vorrei ringraziare innanzitutto tutti i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questo 25esimo miracolo di Natale. E speriamo soprattutto che alla fine della serata sia possibile vedere questa grande scalinata piena e ricolma, anche se già siamo a buon punto. Ciao Gennaro, buonasera. Come vedi, anche quest'anno i guasilesi hanno risposto bene al miracolo di Natale. Rende sempre la nostra gradinata, stiamo finendo di riempirla, spero di riuscirci e che sia piena per dare un supporto a tutti i nuovi poveri che ci sono, purtroppo con questo Covid ancora di più. Ciao Gennaro, all'anno prossimo! Gennaro, grazie per la linea. Qui a Guasila il sole ci ha illuminato durante tutta la giornata, ma non solo il sole ci ha illuminato, ma ci ha illuminato la solidarietà. Ci è mancato lo scorso anno non poter stare ai piedi del nostro bellissimo santuario e tornarci quest'anno è stato veramente emozionante. Sono venute a trovarci tante persone, non solo di Guasila, ma anche tantissime associazioni da fuori, come ad esempio le scuole primaria, infanzia e secondaria di San Basilio, l'associazione sportiva Movidan col gruppo fitness, l'asilo infantile Maria Ausiliatrice di Guasila, l'istituto comprensivo Gaetano Cima di Guasila. Tutti i market che hanno collaborato anche durante la pre-raccolta, CRAI, Nonna Isa, Sa Bottega, la Bottega dei Sapori, l'Avis di Guasila, la Misericordia di Guasila, la Pallavolo, la Parrocchia e l'Oratorio di Barrali, la Scuola Primaria e Secondaria di Senorbì e anche la Parrocchia Santa Barbara di Senorbì. Quindi la solidarietà non si è fermata. Abbiamo cercato di rispettare ovviamente tutte le norme Covid, però è stato veramente bello veder tornare qui i bambini a portarci i loro doni per dare ai più poveri. E per noi è stata veramente un'emozione durante tutta la giornata. È stato un lavoro lungo, un lavoro di quelli belli, un lavoro di quelli che ti fanno andare via col sorriso perché hai veramente realizzato qualcosa per qualcuno. Perché al giorno d'oggi c'è davvero bisogno. Come diciamo sempre, ogni anno speriamo di non averne più bisogno, speriamo di non fare più miracolo di Natale e invece siamo qui, ma anche quest'anno abbiamo vinto. E abbiamo vinto perché la solidarietà ha vinto. Possiamo dire che a Guasila il miracolo si è compiuto anche quest'anno. Ciao Gennaro, a Trusannos! Ebbene, dopo gli amici di Guasila che noi ringraziamo con queste bellissime immagini che ci spediscono ogni miracolo di Natale, come tutti d'altronde, e adesso noi ci spostiamo in un altro comune dove siamo veramente curiosi di sapere com'è andato. Secondo me bene. Mi dicono secondo me bene, secondo me è Monserrato. Iglesia. Grazie dalla linea Gennaro, ci siamo spostati a Monserrato. Allora Nicola, anche qua. Miracolo di Natale. Miracolo di Natale è un'iniziativa che ormai da 4 anni ripetiamo qui a Monserrato. I volontari Caritas, VAPCM, i volontari Caritas della parrocchia di Sant'Ambrogio, VAPCM e i ministri volontari di Scientology sono dati da fare, hanno coinvolto la cittadinanza. Il raccolto è stato raccolto, ok, anche per facilitare le operazioni successive di ritiro, aiuterà le 3 parrocchie di Monserrato e quindi le famiglie servite da queste 3 parrocchie. Siamo soddisfatti, assolutamente soddisfatti, perché in quest'anno difficile vedere che il raccolto è comunque copioso è assolutamente una buona notizia. Sindaco, una battuta. Come giustamente ha detto Nicola, quest'anno è stato un anno che è abbastanza difficile per via della pandemia. Purtroppo insomma, c'è tanta gente che non sta bene, però insomma, il cuore e la generosità dei monserratesi si è fatta sentire anche quest'anno.
Assolutamente, il cuore dei monserratini è sempre grande, anche nonostante la crisi importante, economica, sociale soprattutto, noi monserratini riusciamo sempre a dare qualcosa per chi sta peggio di noi. Quindi io faccio un abbraccio ai miei concittadini, ringrazio tantissimo tutte le associazioni che sono sempre disponibili, ringrazio Gennaro, ringrazio voi per aver portato per il quarto anno qui a Monserrato insieme a Don Marcello questa bellissima manifestazione, perché è una manifestazione per gli altri, per chi sta peggio di noi, quindi noi continueremo comunque a raccogliere, a fare del bene anche per chi non sta bene, oltre questa bellissima manifestazione. Assessore. Sì, ecco, Monserrato solidale, nonostante tutto, come ha detto il sindaco, nonostante le difficoltà, c'è sempre chi ha voglia e chi ha l'intenzione di aiutare. Grazie naturalmente alle associazioni, grazie mille a Don Marcello, ai parroci che ci sostengono e ci supportano anche in questo, quindi un augurio di Buon Natale a tutti e soprattutto alle persone che sono in difficoltà e che riceveranno anche questi aiuti con tanto cuore dai monserratini. Adesso andiamo a conoscere Don Marcello, visto che l'abbiamo nominato in tutte le salse. Don Marcello. Eccolo qua. Cosa poter dire? L'unica cosa che mi viene in mente per adesso è quello che diceva Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed effettivamente la grande testimonianza che hanno dato i monserratini è proprio questa, che anche quel poco che sono potuti, che hanno potuto venire a portare, gli ha liberato il cuore. Gli ha liberato il cuore perché pensano chiaramente anche a quelle persone che hanno meno fortuna di loro. Un ringraziamento veramente grande a te Gennaro, un ringraziamento anche a tutta quanta l'organizzazione, l'amministrazione pubblica, un ringraziamento incredibile ai nostri volontari veramente della Caritas, del gruppo, come si chiama, ricordami? Il Ministero Volontari di Scientology. E un ringraziamento veramente a tutte quante le persone che hanno collaborato. Allora Gennaro, abbiamo fatto qualche passo indietro, ci siamo messi sui gradini all'ingresso della chiesa. E intanto ti ringraziamo perché sei sempre la scintilla del miracolo di Natale e quindi un ringraziamento va a te, un ulteriore ringraziamento ai volontari, un ringraziamento ai parroci Don Walter e Don Sergio delle altre due parrocchie di Monserrato. Don Marcello l'abbiamo conosciuto stasera e lo conosciamo da tanti anni, ormai, miracolo di Natale ormai. E ci resta solamente da fare un annuncio: il quarto miracolo di Natale a Monserrato è stato fatto. Ebbene caro Gennaro, io qui da questa bellissima chiesa di Santa Maria di Monserrato voglio fare gli auguri a tutti i sardi, a tutte le persone che soffrono e che sono meno fortunati di noi in questo momento. E voglio così 10 secondi di una canzone algherese per gli auguri di Buon Natale a tutti. Buon Natale, buona gente. Senti me e sta e Gesù ma raccoltavus che io solo fil de Deus. Sentime. Auguri e Buon Natale a tutti i sardi. Bene, ovvio che andava bene anche a Monserrato, dove c'è anche il nostro direttore del Miracolo di Natale, Nicola Oi, ma adesso prendiamo la nostra mongolfiera, ho deciso di cambiare. Pensate voi che viaggio straordinario. Se voi state guardando questo film, questo docufilm del Miracolo di Natale, pensate quanta gente si è mossa intorno al miracolo di Natale. Stiamo parlando veramente di centinaia e centinaia. Ma che sta suonando il telefono? Purtroppo sono i ragazzi dei comuni che... Vedi è Chicco. Vedi, parli di Chicco e spunta Chicco. Quindi invece adesso chiamiamo? Iglesias. Adesso sì, che possiamo chiamare Iglesias.
Gennaro, ciao, eccoci qua anche quest'anno per il 25esimo miracolo di Natale. Siamo ad Iglesias, Iglesia ti saluta come ogni anno e quest'anno abbiamo pensato di iniziare proprio la nostra raccolta qui dall'Anfa. Io sono Stefano e dono con felicità. Sono Francesco, dono perché mi fa stare bene e so che fa stare bene anche ai bambini. Io sono Angelo e dono ai bambini perché fa sentire migliore. Io sono Anne e dono con amore a... aiuto il prossimo con tanta serenità e felicità. Donate, donate, donate! E adesso sono in compagnia di Davide, che vuole farvi, diciamo, vuole salutarti e vuole augurare gli iglesienti. Una raccolta ricca per dare felicità ai più bisognosi. Gennaro, noi ti lasciamo adesso, noi andiamo adesso ad Iglesia, dobbiamo fare la raccolta. Mi raccomando Davide, ok? Ciao! Ciao! Siamo ancora qui in compagnia del nostro sindaco Mauro Usai, del nostro carissimo vescovo Sedda, nonché presidente della Caritas e il direttore della Caritas Raffaele Caria. Mi auguro che realmente chi partecipa lo faccia con l'atteggiamento giusto della partecipazione e quindi dell'assunzione anche di responsabilità nei confronti del bene di tutta la comunità. Poi questo è? Questa è però. Pela. E quella è tutta pasta? Questa è tutta pasta. Quest'anno cosa ci aspettiamo? Per noi rappresenta il momento più bello di aggregazione degli attori sociali, a partire naturalmente dalla diocesi di Iglesias attraverso la Caritas, per concludere un anno di volontariato e di associazionismo che si concretizza in maniera evidente con un atto di generosità da parte di tutti i cittadini e di tutte le cittadine iglesienti che ritengono che la solidarietà sia la chiave di lettura per uscire dai momenti più brutti. Credo che la giornata di oggi debba servire anche a dire un grazie a quanti spesso nel silenzio, nel nascondimento, nell'estrema generosità dedicano parte del proprio tempo agli altri. La Regione Sardegna crede molto in queste iniziative, io porto il saluto dell'Assemblea regionale, del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio regionale, insieme al quale abbiamo sostenuto questa iniziativa. E ogni anno cresce sempre di più, e si moltiplicano le iniziative nei vari paesi e nei vari comuni della Sardegna. Il messaggio che mi sento di dare è lo stesso che do ai miei figli tutti i giorni. Quando ci sediamo a tavola, quando abbiamo di che mangiare, non sprechiamo, non sprechiamo mai. E veramente diamo importanza a quello che abbiamo, anche se poco, perché c'è gente che non ha neanche il poco. Il miracolo di Natale ci consente di essere più vicini l'uno con gli altri ed è questa la vera magia, dove all'interno di una comunità ciascuno si sente protagonista, partendo da quello che è il singolo cittadino fino ad arrivare a tutto il mondo dell'associazionismo e quello delle istituzioni. Credo che il miracolo sia questo. È un progetto corale, non soltanto dei bambini, ma di tante maestre, maestra Sara, maestra Laura, maestra Barbara, Silvia, siamo tanti. Possiamo dire che il miracolo di Natale sono loro che effettivamente hanno recepito proprio questo importante messaggio, questo messaggio solidale di voler donare, ovvero bambini, voler donare alle persone che ne hanno più bisogno. C'è anche un messaggio molto importante che parte da quelli che sono le leve sane della nostra società, i bambini, ed è un messaggio di speranza, portatore ovviamente, che va a svilupparsi con le famiglie, con le parrocchie, con quella che è la rete della cultura. Chi davvero sta facendo il meglio perché ciò si possa sempre realizzare sono i volontari. I volontari attraverso la Caritas, attraverso le diverse associazioni, movimenti che impegnano tutte le loro forze, le loro risorse perché nella casa dei più bisognosi possa arrivare ciò che è necessario. Caro Gennaro, anche quest'anno si è compiuto il miracolo di Natale, il 25esimo miracolo di Natale. Grazie veramente di cuore a tutta la comunità, tutti assieme. Mi raccomando, carica!
Carissimo Gennaro, noi stiamo percorrendo adesso queste viuzze del centro storico, caratteristiche della nostra Iglesias, con la speranza proprio che questa luminaria, questa luce di cui Iglesias brilla, sia veramente una luce di speranza. Ebbene, grazie ovviamente a Iglesias che ancora una volta, come tutti gli altri comuni, stanno veramente dando moltissimo, un grande successo, un grande trionfo, il trionfo della solidarietà. Però adesso ci spostiamo ancora una volta, veloci veloci, perché andiamo da Toni a Maracalagones. Caro Gennaro, eccoci qua, noi siamo felicissimi, un risultato eccezionale, per dire il primo anno qui a Maracalagonis, veramente la giornata è stata delle migliori, il sole ci ha dato una grande mano d'aiuto, ma noi siamo qui con la sindaca Francesca Fada di Maracalagonis e il parroco di Maracalagonis. Io sono felicissimo e anche emozionato del grandissimo risultato che abbiamo ottenuto. Io lascio la parola alla sindaca Fada, che dovrà dire due cose importanti. Grazie, grazie a Gennaro Longobardi per questa importante iniziativa, ma grazie anche a Toni Live. Toni Live che ci ha coinvolto già diversi mesi fa, sia come amministrazione comunale, ma tutto questo è stato possibile non solo grazie all'amministrazione, ma grazie al nostro parroco Don Elvio Puddu, che costantemente tutto l'anno si occupa della Caritas parrocchiale, organizza e fa diverse campagne di sensibilizzazione proprio per la solidarietà alimentare. Stamattina in Piazza Chiesa, oltre a aver sensibilizzato la popolazione, abbiamo anche accolto tutti i bambini delle scuole, dalla prima infanzia, quindi i bambini dell'asilo nido, per poi arrivare ai ragazzi delle medie. Ci hanno allietato con i loro canti, con le loro melodie, ma abbiamo anche sviluppato il presepio vivente a cura dell'asilo nido Marabimbi. Un asilo nido che sa di famiglia, che sa di Natale, ed è proprio questo il vero senso del Natale, la solidarietà e la famiglia, e siamo qua in questa piazza per lanciare questo messaggio di Natale. Grazie alla sindaca Fadda, io lascio la parola a Don Elvio, e ho visto il suo sorriso oggi e siamo veramente molto molto felici di aver visto lei sorridente. Beh, anche perché il problema dei poveri non è solo oggi, è sempre, ma sicuramente con questa iniziativa diamo una grande solidarietà a coloro che non hanno. Qualche giorno fa la parola di Dio ci aiutava a riflettere su quanti hanno e spesso il loro superfluo diventa il necessario per chi non ha nulla. Allora l'impegno è questo. Io ringrazio davvero i miei parrocchiani perché tutto l'anno, ma oggi credo che si sono veramente dimostrati non solo generosi ma anche molto sensibili a quelle che sono le necessità delle persone bisognose e fragili, non solo con portare del cibo ma spesso anche con delle offerte che poi noi utilizziamo per pagare bollette, per sostenere varie cose nelle famiglie deboli. Quindi grazie, e il Signore rimeriti e benedica questa iniziativa. Grazie Don Elvio, il parroco di Maracalagonis, ma io Gennaro devo fare dei ringraziamenti importanti, che sono i volontari della Caritas diocesana di Cagliari che hanno partecipato alla pre-raccolta del miracolo di Natale presso il centro commerciale Le Palme Sinai. Io ringrazio tutto il team e lo staff del centro commerciale Sinai e voglio spendere qualche nome: Pina, Sergio, Gaetana, Antonina, Pietro, Manuel, Samuele, Matteo, Paolo, Rita, Luisa, Fausto, mia moglie e tutti i miei collaboratori che hanno dato una mano. A tutta la cittadinanza di Maracalagonis e dei comuni vicini, a tutti i commercianti di Maracalagonis che hanno collaborato. Grazie. Posso dire che il miracolo di Natale è fatto! Ciao Gennaro, ciao a tutti! Da Maracalagonis voi direte, ma perché non te le sei fatte partendo da sopra e scendendo giù? Ma noi siamo fatti così, siamo strani. Noi non seguiamo una linea logica. Adesso da Maracalagonis, visto che abbiamo la nostra navicella del tempo e dello spazio, che è una semplice locandina dove sono scritti tutti i comuni, ci spostiamo da Maracalagonis a Olbia.
Gennaro, siamo anche qui quest'anno alla 25esima edizione del Miracolo di Natale. Ci troviamo in piazza San Simplicio ad Olbia e abbiamo tante persone che vogliono salutarti. Intanto inizio subito con Danilo Bazzoni, che è il presidente dell'associazione Hauser di Olbia e che vuole darvi, insomma, il vostro saluto. Ciao, sì. Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Sì, anche noi quest'anno partecipiamo molto volentieri a questa iniziativa perché sappiamo che possiamo dare un aiuto concreto a tante persone qua ad Olbia. E questi ultimi anni purtroppo con la pandemia abbiamo avuto qualche problema e tante famiglie hanno bisogno di questa raccolta. Quindi partecipiamo e speriamo di essere d'aiuto anche prossimamente. Grazie. Grazie, ora invece passo la parola alla nostra assessore delle politiche sociali di Olbia, Simonetta Lai. Grazie, buonasera a tutti. Cosa possiamo dire? Noi siamo molto contenti di essere qui. È il 25esimo, come avete detto, anno che viene proposta questa manifestazione. Per noi sta diventando un appuntamento ormai fisso. Siamo molto contenti dell'attività che viene svolta anche durante l'anno, e per quello che vi invito a partecipare non solo oggi, e vi ringrazio comunque, ma a partecipare tutto l'anno, perché purtroppo è tutto l'anno che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Grazie, grazie Simonetta. Poi abbiamo il presidente Gavino Murighile dell'Avis di Olbia. Buonasera, anche l'Avis per la prima volta ha avuto l'onore di partecipare a questa meravigliosa iniziativa. Purtroppo non si è potuta concretizzare come avremmo voluto con una donazione corposa, perché i Guardian Angel si erano attivati per trovare dei donatori, ma la mancanza cronica dei medici nella regione Sardegna fa sì che questa iniziativa abbia avuto un buco dovuto proprio a questo problema che ci trasciniamo ad Olbia e in tutta la Sardegna e al quale non si ancora stentano ad arrivare i rimedi. Ma noi siamo più forti di avversità e sono sicuro che insieme ai Guardian Angels e alle altre associazioni rilanceremo con una donazione che faremo subito dopo, perché anche quella è solidarietà, anche quella è dono, e quindi il mio compito come presidente dell'Avis, oltre che portare buste della spesa che sono centrali, fondamentali, e portare sacchi di sangue, e sono sicuro che anche grazie a questa vetrina riusciremo a creare uno stimolo ulteriore per la donazione, perché la sinergia tra le associazioni è fondamentale, e in questo devo fare i complimenti ai Guardian Angel che sono riusciti a coinvolgere tante associazioni, complimenti all'assessore che sempre lavora in sinergia con le associazioni per far sì che questo sia la vera forza della città di Olbia, che è una città generosa, e noi più saremo uniti, più saremo interconnessi e più potremo essere utili alla cittadinanza. Perfetto, grazie mille. Poi ora vi presento anche Carla Righeschi, che invece è la presidente dell'Agio di Olbia e che ci dà un'altra grandissima mano. A voi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito che ci avete fatto per questa bellissima manifestazione. Spero che vada avanti negli anni, perché è una cosa veramente utile per tutta la cittadinanza di Olbia, che ha bisogno, e noi saremo sempre al fianco di queste persone perché se lo meritano. Bellissimo. Vi vogliamo salutare allora, una buona serata a tutti, grazie di questa opportunità, arrivederci, ciao. Grazie, grazie. E allora eccoci amici, non cambiate assolutamente postazione, perché il grande film del Miracolo di Natale continua, ma ci fermiamo un solo istante perché ovviamente dobbiamo ringraziare i nostri fedelissimi amici che ci permettono di portare avanti questo progetto. Cedipac, vendita e assistenza in tutta la Sardegna di macchine confezionatrici e prodotti per l'imballaggio. Affidati agli specialisti e approfitta del credito d'imposta del 45% sui nuovi macchinari. Info su cedipac.it. Cedipac, specialisti del packaging. Oh,
Ortosan, centro ortopedia specializzato. Officina e centro assistenza autorizzato Triride e per tutti gli ausili ortopedici. Ortosan, cura e professionalità al tuo servizio. Devo andare a Londra, ma è vero che Pianeta Spedizioni mi fa trovare il bagaglio direttamente in camera d'albergo? Assolutamente sì. Grazie a Pianeta Spedizioni si viaggia liberi e leggeri. Ingrosso Elidomare, giocattoli, casalinghi, ferramenta, articoli mare e campeggio. Strada statale 131, chilometro 15 e 300. Hai una partita IVA? Ricorda, Elidomare di Aceto EC. Chiama ora! Ebbene, da Olbia, straordinaria come sempre la scenografia, la coreografia, veramente bravi, 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 bravi. Bravi tutti, tutti i comuni, e da Olbia noi facciamo un piccolo balzo e andiamo a Porto Torres. E a Porto Torres, ancora una volta, vi ricordo, è stato uno dei primi comuni insieme a Iglesias che hanno cominciato il miracolo di Natale insieme a Bosa, insomma non si sono arresi, anzi al contrario, pensate voi. Facciamo parlare le immagini. Ciao Cagliari, ciao Gennaro. Ci troviamo nei pressi della scalinata dello Spirito Santo a Porto Torres. Come puoi ben vedere, abbiamo già quasi riempito, insomma, la scalinata. Anche nella pre-raccolta la città, la comunità si è dimostrata molto generosa. Anche quest'anno abbiamo fatto una bellissima pre-raccolta. Insomma, auspichiamo adesso di arrivare a fine serata con tutta la scalinata, insomma, con tutte le buste, tutti i doni sulla scalinata, e credo che ce la faremo. Abbiamo già iniziato a fare qualche flash mob, sono venuti in tanti a trovarci e niente, portate, portiamo. E anche a voi buoni tutti pure. Allora, beh, certo. Sì. Mettiamoci. Ciao Cagliari, ciao Gennaro, è venuto a trovarci anche Don Ruiu oggi, lui è l'ex parroco della chiesa dello Spirito Santo, un parroco emerito. Voleva anche ringraziarci perché è rimasto contentissimo di questa iniziativa. Molto contento. Chi ha progettato, pensato anche a questa iniziativa? Questa iniziativa bellissima. No, non è nuova, lo sappiamo, non è nuova. Da anni a Porto Torres si fa in tutta la Sardegna, quindi è una cosa bellissima. Non so, poi fatta qui mi fa ancora più piacere. Perché c'è gente che ha bisogno, ma c'è gente molto generosa. Io non mi sono mai lamentato da questo punto di vista, perché la gente è povera, sì, povera, non miserabile, ma molto, molto accogliente e soprattutto generosa, generosissima. Grazie, grazie. Grazie a voi che avete pensato di farla grazie qui. Grazie a tutte le associazioni, grazie a chi sta contribuendo. Abbiamo ancora altre due ore, forse anche di più. Speriamo, insomma, di raggiungere l'obiettivo, che è già quasi raggiunto, perché la scalinata, come potete vedere, è già bella, l'abbiamo riempita tutta. Ma voi li portate via. Ebbene, a questo punto, cari amici, salutiamo gli amici di Porto Torres, Gavino al primo miracolo di Natale, complimenti, bravissimo, non avevamo dubbi, ma adesso ci spostiamo dove vivo anch'io, d'altronde, Quarto Sant'Elena, andiamo a vedere. Ciao Gennaro e grazie ancora del collegamento. Quartu si conferma una città che è in grado di fare grandi miracoli e anche oggi per noi il miracolo è avvenuto. Non solo, è stata anche una festa. Tanti sono stati i bambini che si sono avvicinati, a cui abbiamo regalato un premio, un po' di zucchero filato, dei palloncini, e ci hanno allietato con i loro giochi, i loro movimenti. È una festa, vi ti dicevo, ed è una festa miracolosa. È una festa che viene ospitata, come ormai da 4 anni, in una bellissima cornice che è quella del sagrato della parrocchia di Sant'Elena. E chiedo quindi a chi ci ospita, al nostro padrone di casa, due parole su questo evento. È con noi Don Alfredo, il parroco della parrocchia di Sant'Elena di Quartu. Buonasera, sono ben felice di ospitarvi perché io credo ai miracoli e ne vedo continuamente di miracoli in tante forme. E anche a questo miracolo, il miracolo di Natale, perché la solidarietà
quando è un po' stimolata arriva sempre. Purtroppo dobbiamo dire che tante volte dobbiamo ricorrere alla solidarietà degli altri. Dico purtroppo perché a volte gli eventi calamitosi, ma c'è sempre stata una risposta enorme, grandiosa, non solo nella città di Quarto, ma in tante altre parti d'Italia. Per cui siamo fatti così, quando si è nel bisogno diventiamo capaci di solidarietà. E questo io credo che sia scritto nel cuore dell'uomo, nello spirito dell'uomo, per cui io chiedo al Signore di benedire questa iniziativa, chiedo che faccia scendere le sue grazie e logicamente che possa procurare il lavoro a tante persone che lo ce l'hanno, che devono ricorrere logicamente alla nostra solidarietà. Spero che domani non ne abbiano bisogno, ma forse saranno altri ad avere bisogno della nostra solidarietà. Noi ci siamo e che tutto questo sia benedetto dalla mano del Signore. Grazie. Grazie Don Alfredo per queste parole e per questa benedizione speciale. Questo evento è stato organizzato da alcune associazioni cittadine, in prima fila la Proloco, e sentiamo anche due parole del presidente della Proloco della città di Quartu, Efisio Proto. Buonasera a tutti. Intanto mi viene da dire che la Proloco in queste occasioni è sempre in prima fila, quindi mi viene l'obbligo di ringraziare tutti i collaboratori e che hanno fatto sì che questo sia avvenuto oggi in questa piazza, per dare una mano a chi ne ha bisogno, perché ho visto che i cittadini quartesi sono abbastanza molto molto, come dire, in queste occasioni molto sensibili, quindi grazie a tutti veramente. Grazie al presidente della Proloco. Altra associazione che da 4 anni tira le fila di questo miracolo e aiuta a costruirlo è l'Associazione Culturale e Ricreativa 7 Note Più. Abbiamo con noi la nuova presidente dell'associazione, Manuela Siddi. Chiediamo due parole anche a lei. Buonasera a tutti. È stata come sempre un'esperienza anche quest'anno molto arricchente. Noi da 4 anni che prendiamo parte a questa iniziativa affiancando la Proloco. È molto bello per noi ritrovarci sempre in questo sagrato e ancora prima nella pre-raccolta. È un interscambio che abbiamo con le realtà locali, con le famiglie, ma è stato anche molto bello anche quest'anno ritrovarci con tante associazioni e stare tutti insieme come in una grande festa. Grazie Emanuela. Questa festa è una festa che si svolge a Quartu per i cittadini di Quartu. Chi saranno i beneficiari lo sapranno direttamente gli amici che gestiranno la distribuzione del materiale raccolto. Sarà a gestire questa operazione sarà il Consiglio Centrale delle Conferenze Vincenziane di Quartu, il nostro amico Gino Piras. Grazie, buonasera a tutti. Vorrei appunto ringraziare tutte le persone che si sono appunto adoperate per far sì che questo miracolo avvenisse veramente. Perché? Perché noi assistiamo come Conferenze Vincenziane, assistiamo circa oltre 550 famiglie, oltre 2000 persone, e questo miracolo, diciamo, prima di Natale per noi è una manna. Quindi ringrazio il Signore, ringrazio la Provvidenza, ringrazio tutti, altro non posso dire, perché tutto questo ben di Dio arriverà al più presto alle famiglie, come diceva Don Alfredo, con la speranza che ci sia lavoro in modo che questo avvenga meno, però penso che ci sono le nuove povertà che stanno arrivando, che noi tocchiamo con mano, quindi ben venga tutto, grazie a tutti. Grazie Gino, grazie alla città di Quartu che come vedete conferma la capacità di fare miracoli. A questo punto giunga a te Gennaro e a tutti gli amici che ci stanno guardando il nostro più grande augurio di Natale, di un bellissimo Natale per tutti quanti. Vorremmo quindi al mio 3 farti arrivare tutti insieme il nostro buon Natale. 1, 2, 3, buon Natale! Bene, salutiamo gli amici di Quarto Sant'Elia, una bellissima immagine, complimenti come sempre, è veramente bello stare in compagnia di tutti questi comuni che vi ricordo da nord al centro al sud della Sardegna, tutti insieme nello stesso giorno dalle 9 alle 21 hanno contribuito a una delle più grandi raccolte di generi alimentari. Ci spostiamo da Quartu
a Quartuccio, il passo è breve, ma vediamo com'è andata. Ciao Gennaro, qui Quartuccio. Anche Quartuccio quest'anno ha risposto in modo assolutamente positivo al 25esimo miracolo di Natale. Grazie alla generosità di Quartuccio abbiamo potuto aiutare la Caritas della parrocchia di San Giorgio e di San Pietro. Io ringrazio tutte le persone che hanno collaborato, tutte le associazioni, le Caritas e soprattutto i cittadini che sono venuti qua a portare con grande generosità. Mi allaccio anch'io alle parole dell'assessore, ecco, mi ritrovo con dietro la conseguenza di tutto quanto è avvenuto quest'oggi, ma in tutto questo tempo, per cui questo avvento è stato davvero un avvento di carità culminato con il miracolo di Natale semplicemente anticipato, ma che vuole essere garanzia per un proseguo migliore. Ecco, questa carità ci auguriamo di viverla tutto l'anno, veramente il Natale deve essere solo lo sprone. Anch'io desidero ringraziare quanti hanno contribuito, soprattutto ecco, quei modi nascosti che ecco, hanno chiesto di poter essere presenti come carità spicciola, come carità nascosta. Io sottolineo la carità che è arrivata qui, ma sottolineo anche tutto il mondo del volontariato che ecco, in tante occasioni, in tanti modi, oggi e questo periodo si è fatto presente, le nostre Caritas, le nostre parrocchie, i volontari, ecco, come vediamo la carità acchiappa tutti, bambini, giovani e adulti, e anche le istituzioni che in questo senso ci hanno voluto coinvolgere, per cui è stato davvero un lavoro sinergico. Speriamo di poter ripetere questo ecco, al più presto, ma ricordandoci che i poveri ci sono sempre, ci ha detto qualcuno, e quindi ecco, dobbiamo trovare semplicemente strategie per essere sempre più solidali anzitutto tra di noi. Grazie. Ebbene, ringraziamo gli amici di Quartuccio, complimenti, complimenti, complimenti a tutti i donatori, complimenti a tutti i volontari. Ovviamente in questo film, alla fine di questo film, ringrazieremo tutte le associazioni, tutti i volontari che hanno dato un grande contributo. Voi direte, ma da Quartuccio minimo vai in un posto più vicino, ma che? Ma noi abbiamo la macchina del tempo e quindi da Quartuccio andiamo direttamente a Sassari. Siamo a Sassari al miracolo di Natale e la giornata è meravigliosa. Ancora una volta siamo riusciti ad organizzare il miracolo di Natale, più che io ci è riuscito Mattia Mulas. Tutti gli anni organizziamo il miracolo di Natale e questo è un anno particolare, siamo alla 25esima edizione, è così Mattia? Esatto, è un anno particolare, siamo arrivati alla 25esima edizione e noi come Emporio siamo orgogliosi di essere ormai referenti da 5 anni del miracolo a Sassari. Per noi è un'edizione doppiamente speciale perché oltre alla raccolta che si fa ogni anno, da sempre l'Emporio sceglie di abbinare diverse iniziative. Quest'anno abbiamo pensato a un momento simbolico estremamente significativo, che è il ricordo di Tonello Scanu, che è un vigile del fuoco che abbiamo conosciuto proprio l'anno scorso al miracolo di Natale, che ci ha aiutato ad allestire la postazione e che dopo qualche settimana è venuto a mancare in servizio. Per cui abbiamo pensato di dedicare questa edizione del miracolo di Natale proprio a Tonello. Ed è speciale anche perché per la prima volta l'Emporio ha coinvolto i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro. Da sempre ci proponiamo di fare educazione alla solidarietà. Ecco, quest'anno per noi il miracolo non è solo la raccolta, ma è un momento di educazione alla solidarietà. Questo è per noi quest'anno. E come tutti gli anni, noi speriamo sempre di non doverlo più fare il miracolo di Natale. Ogni anno proviamo a farlo in modo più grande, più organizzato, in modo migliore per poter raccogliere sempre di più, ma il nostro fine è quello di non farlo più il miracolo di Natale, nella speranza che non ce ne sia più bisogno. Sì, la speranza è quella. Purtroppo sappiamo tutti il momento che stiamo vivendo e per ora c'è necessità. L'importante in questo momento è farsi trovare pronti, dare delle risposte significative, come ogni anno. E come ogni anno ringrazio, noi abbiamo allestito le tende, abbiamo messo le braccia, abbiamo messo gli scaffali, ma il doveroso ringraziamento alle persone che fanno sì che il miracolo si realizzi per davvero, anche quest'anno.
E anche quest'anno, come l'anno scorso, in momento di pandemia, il miracolo è stato organizzato qui in Piazzale Segni e poi naturalmente il tutto viene raccolto nella sede dell'Emporio. Come tutti gli anni, anche quest'anno vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, hai detto tu, ecco, quest'anno anche i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro. Come sempre vogliamo ringraziare Gennaro Longobardi che da 25 anni organizza il Miracolo di Natale e voglio ringraziare anche Chico Solinas che tutti gli anni è con noi per questi contributi video. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Ciao e buon miracolo. Bene, ringraziamo ovviamente il nostro amico Mattia di Sassari, come sempre, ma salutiamo anche la nostra amica Fiammetta. Li salutiamo e chiaramente vi ringraziamo e attenzione perché anche loro sono stati bravissimi, eccezionali, ma da Sassari facciamo addirittura un viaggio bambini, ecco, ma anche i bambini stanno guardando il film. Saluto anche Chico Solinas. Quante volte devi salutare Chico Solinas? Chico Solinas è il cameraman di Fiammetta. Grande Chico. Vabbè, fregatela. Io non lo so cosa sta dicendo. Intanto mentre tu parli, fai rispostati, mentre noi salutiamo, pensa un po' quanta roba sta arrivando ancora, meno male. Quindi tanta roba continua ad arrivare. Boom, 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 boom. Gioia, gioia, allegria. Fuochi d'artificio, allegria. Ecco, quindi mo dove eravamo? Andiamo. Da Sassari, che abbiamo salutato tutti, andiamo a Selargius. Grazie Gennaro della linea, siamo qui a Selargius in piazza Maria Vergine Assunta e anche quest'anno il miracolo si è fatto, grazie a tutti i cittadini di Selargius che hanno partecipato in tantissimi portandoci appunto i doni per le persone più bisognose. Qui con me alcuni consiglieri comunali che mi sono stati vicini tutta la mattina e il sindaco, i parroci della nostra città. Passo la parola al sindaco. Grazie Rita, ovviamente un grazie a Gennaro per averci dato la possibilità anche quest'anno di poter partecipare al Miracolo di Natale, un grazie particolare al sacerdote Don Ireneo che ci ha dato la possibilità di usare questo spazio distante alla chiesa della Maria Vergine Assunta, speriamo a breve di vederla a nuovo perché ci sono degli importanti lavori in corso. Giusto due parole perché poi Rita sicuramente avrà da ringraziare tutte le persone che hanno fatto sì che questo Miracolo di Natale potesse avvenire. Solo un grazie di cuore a tutte le persone, così non dimentico nessuno, che hanno voluto dare un piccolo contributo perché questo miracolo possa avvenire, perché il miracolo deve ancora avvenire, cioè nel senso che noi consegneremo tutto a questa merce alle nostre parrucchie dove provvederanno loro in modo discreto a ridistribuire tutto quello che abbiamo raccolto. Per cui grazie Gennaro, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Rita, a te. Grazie Gigi, un ringraziamento particolare a tutti i volontari che oggi ci hanno accompagnato in questa bellissima giornata, che sono l'Associazione della Misericordia di Selargius, la VAB della Protezione Civile, i nostri baraccelli che ci sono stati anche loro molto vicini e poi volevo ringraziare Don Ireneo, Don Gaetano, Don Giuseppe e Don Eugenio e Don Giacomo, scusate, che sono i parroci. Poi volevo ringraziare tutte le ditte che ci hanno fornito appunto i viveri, dalla pasta Barilla, pasta Cellino, Mulino Bianco, i panettoni in Gran Sole, la ditta delle salviette Fria, la ditta della Dentonal, Conad, Casar, il market della Pineta di Santa Margherita di Pula, Onorio Dentoni per la sua animazione, Cristina Piviri per i palloncini, i Lions di Selargius, il nucleo cinofilo Soccorso in Mare di Silvia Sorrentino, il corale Grande Musica Insieme e poi un ringraziamento particolare a tutta l'amministrazione comunale, ai miei colleghi consiglieri che mi sono stati vicini questa mattina con il loro supporto e il loro aiuto. È stata una giornata bellissima, grazie di cuore a tutti e buon miracolo di Natale anche a voi. Bene, ovviamente da Selargius, adesso andiamo un po' più vicino perché si stanno scaricando le batterie dalla nostra macchina del tempo e quindi da Selargius andiamo a Sesto, intanto bravissimi Selargius, grandi!
Ciao Gennaro, eccoci a Sesto. Anche Sesto partecipa alla 25esima edizione del Miracolo di Natale. Siamo qua e ne parliamo subito con Marco Cinelli, che è il referente del progetto. Ciao Marco. Allora, è cominciato tutto per scommessa e oggi è diventata una splendida e solida realtà. Vogliamo dire due cose? Sì, grazie. Sesto è la quarta edizione che partecipa e ogni anno stiamo incrementando le donazioni e anche la partecipazione dei volontari. Quest'anno si è aggiunta a noi anche la Proloco, che ringrazio, e anche come punto vendita la Conad. Oltre alla Conad voglio ringraziare come al solito l'Eurospin di Masala, Lidl e l'MD. Grazie a tutti. Bene, continuiamo con la raccolta e cerchiamo di provare a fare anche più rispetto all'anno scorso. Ci tenevo anche a specificare che per questioni logistiche molta della merce donata si trova presso i nostri depositi della Caritas. Grazie. Ed eccoci qua, siamo al Palazzo Municipale del Comune di Sesto e siamo con Paola Secci. Buongiorno a tutti, il Miracolo di Natale è 4 anni che passa per Sesto ed è 4 anni che, grazie all'aiuto dei tanti volontari che prestano servizio nei punti vendita e appunto a favore della nostra cittadinanza, e quest'anno grazie anche alla Proloco che sta gestendo la manifestazione insieme con le Caritas e sta coordinando tutti i volontari nei vari punti. Sesto dimostra di essere una cittadina molto generosa e di riuscire a dare risposte alle esigenze della nostra cittadinanza. Un'ultimissima cosa, Paola, un augurio, visto che siamo nel cuor della raccolta. Spero quest'anno di superare quelle che sono le donazioni fatte in questi anni, quindi donate col cuore perché al cuore arriva. Grazie. E non poteva certamente mancare l'assessorato al commercio e le attività produttive. Ciao Roberta, eccoci, a te la linea. Buonasera a tutti. Pur non essendo tra voi quest'anno, ci sarò sicuramente con il cuore. Un ringraziamento speciale va a tutti i commercianti che hanno fatto sì che il 25esimo Miracolo di Natale si potesse portare a termine. Nel ringraziarvi ancora, vi auguro delle buone feste. Grazie Roberta. Siamo giunti alla fine del nostro collegamento. Volevo ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno dato un prezioso contributo, tutti i volontari che hanno partecipato. Quindi ci vediamo l'anno prossimo, ancora più carichi di prima. Continuate a donare. Vincenzo Laferra da Sesto, buone feste! Bene, ringraziamo gli amici di Sesto e adesso questa volta abbiamo bisogno di una macchina veloce, una macchina di Diabolic. Hai visto che faranno un film, no? Su Diabolic, quindi prendiamo una macchina di Diabolic e senza correre, perché non bisogna correre, ci spostiamo e andiamo a Suelli. La scuola secondaria di primo grado di Suelli aderisce al 25esimo Miracolo di Natale attraverso la partecipazione attiva dei suoi 40 alunni. Per noi è una lezione straordinaria di educazione civica, più esattamente di educazione alla cittadinanza attiva, corresponsabile e consapevole. Pertanto i nostri alunni sono stati invitati attraverso un'attività motivazionale dall'ideatore e promotore Gennaro Longobardi e dal direttore, ossia Nicola Oi, a vivere questo momento con intensità. Il nostro è un fare scuola, non a scuola. Pertanto non siamo all'interno dell'aula scolastica, ma siamo all'interno di una piazza, la piazza per eccellenza di questa comunità, che si riempie con i gesti di solidarietà dei suoi cittadini più giovani, dei suoi cittadini più entusiasti. Stamattina hanno partecipato i bambini della scuola primaria, stasera i ragazzi della scuola secondaria. Insieme i giovani danno una lezione di cittadinanza attiva agli adulti. Un alleato nelle nostre lezioni di cittadinanza attiva è il parroco della comunità, Don Michele Piras, che oggi ci guiderà alla scoperta del patrimonio artistico della comunità, ma ancor prima al patrimonio valoriale della comunità. Per cui do la parola a Don Michele Piras. Reputo significativo che questo bel gesto di condivisione con i più bisognosi avvenga nella piazza che ci rappresenta come paese, la piazza di San Giorgio, e poco più in là è sepolto anche San Giorgio, che possiamo definire un santo della carità. Appena vescovo si fece fare una lista di poveri e aiutò i poveri.
era consapevole che la carità è il Vangelo più efficace che possiamo annunziare in ogni tempo, in ogni luogo. E mi viene in mente San Francesco d'Assisi che diceva ai frati: andate, predicate, poi se necessario dite anche due parole. Come dire, la carità e la predicazione migliore si fa con i gesti, con la testimonianza. Ecco, credo che in questo bel gesto ci si possa riconoscere come umani e poi anche come cristiani. Quindi ci accomuna questo gesto di carità, questo gesto che serve a pensare agli ultimi. Quindi ringraziamo tutte le persone che ecco, fino alle 21 di stasera aderiranno ancora per pensare significativamente, concretamente anche al prossimo. Ci è gradito ringraziare per questa bella opportunità di fare scuola non a scuola la nostra dirigente scolastica, dottoressa Isotta Milia, che da subito ha aderito con entusiasmo all'iniziativa, e la nostra referente di plesso, professoressa Maria Assunta Milia, che ha reso subito possibile questo momento di condivisione. E ringraziamo tutte le associazioni di Suelli che hanno aderito, in particolare l'associazione organizzatrice che è la Proloco di Suelli. Grazie. Grazie. Bene, bene, bene. Allora, cari amici, mi raccomando, continuate a rimanere con noi. Godetevi questo film del miracolo di Natale, la 25esima edizione, il giorno 25 dicembre. Vi ho detto tutto. Godetevelo, però, un attimo solo, perché dobbiamo ringraziare i nostri fedelissimi amici che ci permettono di realizzare questo progetto. Farmacia Virtis. Cura e salute sono al centro del nostro lavoro. Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi. Affidati alle nostre competenze. Farmacia Virtis, la tua farmacia. Ristorante Il Volo, location elegante, ampio e versatile. Con le sue due sale, ogni sera è una festa. Menù raffinati per ogni palato, cornice perfetta per ogni ricorrenza. Franco, Sandro e lo staff vi aspettano per servirvi al meglio. Ristorante Il Volo, via Monte Cassino 52 Pirri, 070 523 090. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante. Zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina. 20 anni di esperienza. Al centro commerciale I Mulini e in via Roma 1 a Cagliari, gelateria Peter Pan. Gelati semifreddi e torte. Il gelato artigianale è per tutte le occasioni, per tutte le stagioni, per tutte le emozioni. E poi, tutti sono fan del gelato Peter Pan. Anche io sono fan del gelato Peter Pan. Fanni Revisioni. Da 20 anni operiamo al vostro servizio. Revisioni su tutti i mezzi. Fanni Revisioni, centro autorizzato, via Dolcetta 17, Cagliari. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Pit Stop di Mirko Lai. Vendita ed assistenza pneumatici auto e moto dei migliori marchi. Convergenza, equilibratura ed inversione, eseguite a regola d'arte, grazie ad una professionalità acquisita negli ultimi 40 anni. Pit Stop. Riparti subito, in completa sicurezza. Grazie amici di Suelli, complimenti anche a lui al primo miracolo, complimenti. Bravi, bravissimi. Adesso mi sposto da Suelli e andiamo a trovare un caro amico, Vittorio di Villa Cidro. E anche quest'anno siamo giunti al 25esimo miracolo di Natale. Da Villa Cidro siamo in compagnia del sindaco, che ringraziamo naturalmente, il nostro Federico Solai, di cui ringrazierà tutte le persone che hanno aderito. Io ringrazio voi, ringrazio le persone e soprattutto l'associazione 420 Sale, il signor Vittorio De Ida, Barbara Dita, che sono, diciamo così, i promotori di questo evento, che testimonia come ancora una volta i cittadini villacidresi sono di buon cuore, si sono dimostrati di buon cuore nei confronti delle persone meno fortunate. Noi
noi e io e tutta l'amministrazione non può che essere orgoglioso di avere persone come loro, siamo orgogliosi dei nostri concittadini che si sono dimostrati così di buon cuore nei confronti di questa giornata. Ringrazio soprattutto le persone che hanno animato questa giornata, soprattutto chi era qua in abiti tradizionali e che ha reso ancora più bella questa giornata, soprattutto perché ci troviamo, speriamo finalmente, in un momento di ripartenza dopo un periodo di chiusura dovuto all'epidemia del Covid. Quindi speriamo che il prossimo anno sia ancora migliore rispetto a questo. Grazie a tutti. E facciamo due domande, ringraziamo anche il signor Vittorio De Ida, che ringrazia naturalmente tutte le persone che sono accorse per questo evento. In particolar modo ringrazio la cittadinanza di Villa Cidro per aver contribuito abbastanza bene e penso che la Caritas e altre associazioni siano soddisfatte della raccolta che abbiamo fatto. Anche Barbara De Ida, due parole, certo. Dall'associazione 420, prego Barbara. Ringraziamo noi come associazione, io e loro ringraziamo veramente tutto il paese, i paesani sono sempre più solidali, ogni anno di più. Grazie ancora. E grazie a tutti, naturalmente buone feste, buon Natale, ancora buon Natale una volta, auguri per questo Natale. Buon Natale a tutti. Bene, salutiamo gli amici di Villa Cidro, questa volta il tempo mi auguro sia stato clemente anche per voi e da Villa Cidro, complimenti, bravi, bravissimi, da Villa Cidro ci spostiamo e andiamo a Villa Massargia! Ciao Gennaro, grazie per il collegamento. Siamo qua a Villa Massargia per il 25esimo Miracolo di Natale, organizzazione che è stata resa possibile grazie alle associazioni e al grande cuore di Villa Massargia per l'appunto. Vediamo quanto è stato raccolto stamattina. Come possiamo notare stanno ancora arrivando i viveri e noi siamo in compagnia dell'assessore Marco Mandis. Buonasera a tutti, Villa Massargia per il terzo anno sta partecipando al Miracolo di Natale. Per questo vorrei ringraziare innanzitutto Gennaro Longobardi che ci ha dato l'opportunità di entrare a far parte di questa grande organizzazione e oltretutto vorrei anche ringraziare il lavoro dei volontari che per quattro settimane si sono dedicati alla pre-raccolta. E ringraziamo anche Don Antonello e il gruppo parrocchiale per aver reso possibile l'apertura della Chiesa della Madonna del Pilar. E siamo lieti di aver contribuito per questo bellissimo evento, con gioia e piacere e tanto amore per tutti. Siamo qui con la sindaca Deborah Porrà per commentare insieme la serata. Buonasera sindaca. Buonasera, abbiamo veramente dato una grande prova di comunità stasera, sono molto orgogliosa dei concittadini di Villa Massargia, li ringrazio tutti, ringrazio i concittadini solidali che hanno donato stasera, ringrazio i volontari che si sono prestati, le associazioni naturalmente, ringrazio tutta l'organizzazione e la macchina che veramente è grandissima, che sta dietro ogni piccolo dettaglio di questa serata. La piazza oggi era piena soprattutto di condivisione e di solidarietà e questo è il nostro più grande risultato anche per questo Natale. Perciò vi diamo appuntamento anche all'anno prossimo. Grazie Gennaro. Ringraziamo gli amici di Villa Massargia e adesso per ultimo mi raccomando, così chiudiamo il nostro viaggio in tutti i comuni della Sardegna che vi abbiamo raccontato, che loro ci hanno raccontato, ma manca ancora un comune. Andiamo a Villa Puzzo.
Buonasera Gennaro, buonasera a tutti e bentornati a Villa Puzzu, dove anche quest'anno si rinnova il miracolo di Natale. Abbiamo accettato assolutamente il tuo invito. Sono in compagnia del sindaco Sandro Porcu, e qui alle nostre spalle c'è una bellissima scalinata di Piazza Marconi nel centro cittadino di Villa Puzzu, che già da stamattina è stata riempita di tanti doni. Nonostante l'anno scorso abbiamo detto proviamo, speriamo anzi, che il Natale sia diverso almeno per quest'anno, la pandemia comunque continua ad esserci questa situazione, però la solidarietà è sempre la stessa. Sì, esatto, il cuore dei villapuzzesi ha risposto ancora una volta alla grande. Hanno riempito da questa mattina questa scalinata di doni per le famiglie più bisognose, sono arrivati i bambini delle scuole, le associazioni di volontariato hanno risposto come sempre alla grande. Insomma, la macchina organizzativa anche quest'anno a Villa Puzzu per la terza edizione ha funzionato alla grande, quindi come sindaco non posso che essere soddisfatto e veramente orgoglioso dei miei concittadini che hanno risposto come sempre alla grande. Questa è una manifestazione veramente che scalda i cuori. Tante le iniziative di solidarietà durante l'anno, però questa è veramente la manifestazione di solidarietà che più amiamo e che veramente concilia con tutto quello che di buono fa il nostro paese. Quindi questa è una bellissima scalinata, una bella risposta. Il 3 è un numero fortunato e fortunati saranno anche le persone che con questa generosità riceveranno dei doni. A chi saranno destinate queste spese? Abbiamo già un elenco ovviamente di persone che magari sono delle famiglie magari più fragili, più bisognose, un elenco che è stato stilato dal nostro ufficio politiche sociali, grazie ai volontari, la consulta anziani, la consulta giovani e tutte le associazioni di Villa Puzzu che rispondono sempre alla grande a queste iniziative, si preparano già da domani mattina per impacchettare tutto e iniziare la distribuzione che avverrà assolutamente prima del Natale. Quindi Gennaro, ti salutiamo augurandoti buon Natale da questa splendida scalinata, sperando appunto che l'anno prossimo magari sia un pochettino migliore, che finalmente toglieremo queste mascherine e potrete vedere i nostri sorrisi. Grazie a Gennaro, al suo cuore e al cuore di tutti i sardi che hanno partecipato a questa 25esima edizione del Miracolo di Natale. Un saluto a tutti. Un saluto da Villa Puzzu, ciao! Ebbene allora, cari amici, mi collego ancora con questi due straordinari, veramente personaggi, ma veramente amici, perché sono scesi chi da Olbia e chi da Alghero per darci una mano in questi collegamenti, ma soprattutto per far sì che mentre io sono appunto in via Po, loro erano a Bonaria per regalarvi una cartolina magnifica, ma ce lo diranno loro. 1, 2, 3, inizio. Grazie Gennaro Della Linea, qua sta prendendo forma questo fantastico Barcellonetta, che ci fai? Sono stanco. Sei stanco del avete giro. Visto, tu stai qui a chiacchierare, avete visto ho fatto? Che cosa hai fatto? Modestamente. Non ha fatto nulla. L'hanno fatto i volontari, l'hanno fatto gli amici. Non ho mai visto, stavo scendendo le scale. Siete testimoni. Allora, vabbè, parliamo di cose serie. Bellissima cartolina. Sempre serio, io non ho capito. Vabbè. Così mi offendi? No, non ti offendo. Allora, bellissima cartolina, 25 edizioni del Miracolo di Natale. Bellissimo. E ancora non è finito. Ancora non è finito perché poi arriveranno i tecnici per illuminare questa fantastica composizione di 1500 panettoni circa. Quindi stiamo parlando di, insomma, vabbè, che dire? Che dire, 25 anni fa iniziò Gennaro, pensate un po', con 100 pacchi. Adesso è diventato veramente un'organizzazione affermatissima. Sì, lui ci ha spiegato che è iniziata così, questa bellissima iniziativa. 25 anni fa ha fatto una raccolta, portarono 100 pacchi, poi mano a mano, sai, con il passare degli anni la gente ha iniziato a donare, ad essere sempre più presente e oggi abbiamo quello abbiamo che conosciamo. Abbiamo l'onore di essere qua. Noi siamo veramente onorati. Contentissimo. Vabbè, che dire, poi restituiamo la linea a Gennaro, sì, che dici? Poi il camion, perché poi li portiamo verso Olbia, verso Alghero, questi panettoni, perché insomma... Cosa, te li mangi tu, no? Anche perché noi abbiamo bisogno. Tu hai bisogno? No. Vabbè, andiamo, dai, andiamo. Diamo la linea. Ciao Gennaro, ci vediamo dopo. Gennaro, ciao. Ebbene allora, vi sta piacendo? A noi tanto, ci siamo commossi moltissimo. Il gran finale è alle porte, ovviamente è stata una grande festa, grande solidarietà, grande amore, veramente da rimanere a bocca aperta, ma
non andate via, state con noi, continuate a guardarvi questo meraviglioso film, questa grande gara di solidarietà. Ci fermiamo pochissimo, 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 perché dobbiamo dare spazio ai nostri fedelissimi amici che ci hanno dato la possibilità di portare avanti questo bellissimo progetto. Un unico centro per tutti i trattamenti. Uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Clinica22.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso. Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Finalmente ha preso forma questo mega albero di Natale, sono circa 1500 i panettoni che sono stati posizionati lungo le scalinate di Bonaria, è stata anche illuminata. Che dire, Giampaolo, vieni qua vicino a me, adesso chiameremo anche Gennaro perché comunque faremo la chiusura, visto che noi siamo stati gli inviati di questo 25esimo miracolo di Natale. Vieni Giampaolo. Gennaro, vieni per favore. Buonasera, noi siamo ancora qui, è già notte. Gennaro, eccoci qua, vieni stai in mezzo, Gennaro. Vieni qua in mezzo. Allora, sì. Che dire, anche quest'anno si è concluso, si è fatto, si è avverato il miracolo di Natale, 25esimo anno. Sì. Stiamo già lavorando per il 26esimo. Assolutamente sì, questo è un omaggio perché è una cartolina che abbiamo voluto regalare con questo bellissimo albero di Natale a tutti i cittadini che passeranno adesso in queste ore per assistere a questa bellezza, perché questa bellezza tra l'altro è una bellezza che però da qui andrà via e verrà portata anche questa al centro diocesano, quindi sono circa, pensate voi, 1200 panettoni che andranno al centro diocesano. Quindi io intanto colgo l'occasione per ringraziare voi perché siete stati dei bellissimi e bravissimi inviati. Noi ti ringraziamo per averci scelto, per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa, perché ci ha fatto veramente molto molto piacere. È un onore grande per noi, dopo 25 anni, cioè aver scelto noi vuol dire intanto che hai fiducia in noi. Per noi è anche una nota di orgoglio, insomma. Grazie veramente per quello che fai. Una cosa grandissima che dura 25 anni. Diciamo che la facciamo tutti assieme, perché io poi alla fine sono solo una scintilla. Vorrei chiamare anche Sandro Balbina, avvicina di 2 secondi, vabbè, te lo meriti anche perché... Sì, insomma, Sandro se lo merita perché era tutto il pomeriggio che lavorava, l'abbiamo visto, vieni Sandro. Responsabile marketing della Despar, cioè questo te lo meriti perché questo albero di Natale che è veramente bellissimo, sì, no, è una bella cartolina. Abbiamo fatto un bel lavoro. Un bel lavoro e sì, questo ci fa veramente tanto piacere, sono sicuro che siete contenti e siamo contenti tutti quanti noi. Grazie Sandro. Grazie a voi, grazie dell'opportunità. Grazie, ci mancherebbe. Poi volevo invitare anche, se si avvicina, Valentino, in rappresentanza insieme a Daniel e a Sandro, si possono schierare qua, in rappresentanza degli angeli di Roberto. Buonasera. Che sono stati veramente eccezionali durante la giornata, hanno controllato la scalinata e controllato anche i panettoni ovviamente. Chiaro. E poi chiaramente quando poi finiscono le luci si spengono, ognuno torna a casa sua, ma altri come tutti i volontari che in questa pre-raccolta hanno dato tanto, poi devono smantellare, aiutare, insomma non si finisce più. Poi un'altra persona che è nell'ombra, che tanto non vola e vede laggiù, non lo riprendiamo sì, neanche. Sì, si è nascosto, già detto, esatto. Ma non mi intervistate. Ringraziamo noi la Dreab Group e tutti i suoi dipendenti, tutti i suoi operai, ovviamente che sono stati eccezionali nell'accensione, no? Di questa bellissima albero di Natale, e ringraziamoci anche un drone quelli. Sì, eccolo là, ci stanno spiando. Salutiamoli.
Non so di chi è, però è bello. È bello, bello vedere. Salutiamo anche il drone, salutiamo appunto la Dreav Group con Riccardo Moi e tutta la sua bellissima famiglia e tutta la sua azienda. Grazie a tutti, è stato bello ragazzi. Sì, complimenti. Grazie a te, grazie, alla prossima edizione. Ci alla vediamo prossima. Il prossimo anno. Io vado dall'altra parte a finire, però godetevi questo spettacolo. Ciao. Intanto. Ciao. Dedica la tua bicicletta. Ma ti lascio un pezzo di cuore su queste cose. O sei contento che le dai a altri bambini che possono vedere come hai goduto tu? Ragazzi. Felice, bravo. Bravo. Complimenti. Eccoci qua amici, siamo con il presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Edoardo Tocco. Intanto grazie di essere qua. Grazie a voi per quello che fate, veramente grazie. Allora intanto Presidente io devo ringraziarla perché lei ci ha aiutato in tutte le maniere, perché ovviamente a volte durante il miracolo di Natale bisogna far fronte a delle emergenze rapide, però davanti alla solidarietà devo ringraziarla perché è stato veramente celere e velocissimo, e poi i risultati sono dietro le nostre schiene. Ecco, quando uno come lei, che è sempre stato diciamo nella strada come me fra virgolette, no? Ecco, vede questa solidarietà così vasta, cosa pensa? Beh, intanto penso che si tratti veramente del miracolo di Natale, ma io quello che penso di più è che questo miracolo, consentitemelo, dovrebbe essere tutto l'anno, perché abbiamo una situazione della città, della Sardegna, che purtroppo sia vuoi a causa della pandemia, vuoi a causa di un'economia che purtroppo non è più quella di un tempo, voi peraltro motivi legati alla mancanza, alla carenza di occupazione di lavoro che purtroppo continua a crescere disgraziatamente, quindi è chiaro che momenti di questo genere dovrebbero essere tutto l'anno, ecco, io dico questo perché stando al comune, quindi stando vicino ai cittadini, stando vicino alla comunità, si percepisce un momento di tristezza spesso dovuto a tutto quello che ho detto poc'anzi. Sono momenti in cui c'è bisogno di solidarietà, c'è bisogno di stare insieme, c'è bisogno di avere degli obiettivi per il sociale, e noi come amministrazione comunale, col sindaco, con l'assessora Viviana Lantini, quindi con tutte il comparto dei servizi sociali, gli assistenti in testa, stiamo lavorando praticamente H24 per cercare di sopperire. Adesso abbiamo aumentato il bonus spesa, abbiamo messo delle risorse per il contributo agli affitti casa. Stiamo cercando, ecco, con le risorse che ha un comune, che anche se è Cagliari, è una città grande, quindi il capoluogo della Sardegna, però ha sempre delle difficoltà. Quindi queste risorse, se non ti arrivano o dalla regione o dallo Stato, devi cercare di trovare un'altra maniera. Ecco, allora Presidente, un bel ringraziamento a tutte le persone che hanno donato e a tutti i volontari. Nel modo più assoluto. Io ringrazio tutte quelle persone, i centri commerciali, i market, i privati, le imprese, anche tutte quelle persone che non vogliono chiaramente essere nominate, che forse sono quelle che hanno bisogno di un ringraziamento maggiore, ma un ringraziamento, Gennaro, lo faccio a te per quello che fai da 25 anni e sono ben lieto, a tutti i collaboratori, alla Caritas e a tutti i volontari veramente che si prestano in questo momento difficile della nostra società sotto il Santo Natale. Quindi gli auguri più belli veramente a tutti quanti da parte mia, dell'amministrazione e da parte di tutta la città. Grazie Presidente. Buonasera, grazie, grazie a voi. E allora, come ogni anno, siamo in compagnia del consigliere comunale, dottor Alessandro Balletto. Insomma,
ci portiamo fortuna perché siamo arrivati piano piano, zitti zitti, alla 25esima edizione del Miracolo di Natale. Ecco, questa montagna che varia, perché poi faremo vedere, Jonathan avrà fatto un sacco di immagini, però voglio dire, cosa si prova davanti a tutto ciò, nonostante una crisi che insomma attanaglia, no? Tante famiglie, soprattutto la Sardegna. Assolutamente, intanto ti ringrazio Gennaro per avermi rinvitato anche quest'anno, sai che quello che fai tu e che fa tutta la comunità, quindi l'associazione della Caritas, è naturalmente un'opera, un gesto di grandissima generosità e di grande solidarietà. È l'anno celebrativo del 25esimo appunto, e quindi è una realtà che continua a esistere e si conferma negli anni, in anni così difficili come l'ultimo biennio, perché insomma non dimentichiamoci che a marzo prossimo insomma saranno 24 mesi di pandemia, comunque pur con la gradualità, insomma adesso tanto siamo in un momento sicuramente meno complicato rispetto ai mesi scorsi, però comunque ancora bisogna stare in allerta e bisogna osservare tutte le regole, le norme che stanno a presidio dell'evitare il contagio, quindi la diffusione del virus. Quindi senz'altro un'iniziativa che si conferma, perché insomma vedo, mi giro intorno e quindi vedo insomma i quintali, tonnellate di generi alimentari di raccolto. Noi non stiamo facendo vedere tutto perché poi lì ci sono pedane veramente piene. E quindi è sicuramente un grandissimo successo, grazie naturalmente al tuo intervento, all'intervento della Caritas, di tutti i volontari, delle forze dell'ordine, anche mi permetto di dire del Consiglio Comunale di Cagliari, la città metropolitana, della Regione Autonoma della Sardegna e anche del Consiglio Regionale, che so che insomma sono quattro patrocini. Grazie importanti. A te per averceli. Ma no, io ho contribuito come sempre, cerco di fare nel dare una mano e quindi per spirito di servizio lo faccio veramente con grande passione, con slancio e con il cuore. Insomma, cosa si importanti. Sente di dire a tutte le persone che appunto hanno donato? Beh, insomma, intanto un grandissimo grazie, perché sono gesti, ripeto, di generosità, di sensibilità importanti, così come importante insomma tutta la rete che insomma attraverso la Caritas, la rete insomma che quest'anno fra l'altro il Miracolo di Natale, oltre che il 25esimo anno celebrativo, ha, mi sembra, espanso i suoi orizzonti, nel senso che anche il perimetro anche dei comuni della Sardegna sono, se non ricordo male, 21 in totale che hanno aderito all'iniziativa, rispetto l'anno scorso erano sicuramente 17 che erano meno, e quindi insomma è un fenomeno che interessa naturalmente, viene celebrato qua a Cagliari ma viene celebrato anche negli altri comuni in contemporanea, che interessa tutta la Sardegna, insomma dal nord al centro al sud, insomma, non ci sono confini per la solidarietà e la generosità, quindi possiamo sicuramente dire che anche quest'anno il Miracolo di Natale si è realizzato, si realizzerà e consentirà sicuramente ai tanti bisognosi e alle famiglie di poter avere un momento magari di più tranquillità o di serenità e sapere che comunque c'è, attraverso la solidarietà c'è sempre qualcuno che pensa anche ai più bisognosi e meno fortunati. Grazie dottor Berto. Grazie a voi per tutto. Grazie. E allora amici, eccoci qua, una giornata lunghissima, una giornata davvero profonda e lunga, perché noi stiamo chiudendo la 25esima edizione del Miracolo di Natale, ma in realtà il Miracolo di Natale dura almeno 2 mesi per la preparazione. Don Marco, lei lo ha vissuto con noi dietro le quinte e oggi ci ritroviamo dopo un anno davanti a tanta merce, nonostante le difficoltà siano aumentate, e possiamo dire con orgoglio che veramente, mentre noi stiamo parlando, sta arrivando una tonnellata di panettoni, incredibile, che erano lì a Bonaria per fare una bella scenografia di un albero di Natale. Ecco, eguagliare il miracolo dell'anno scorso in 2 anni così difficili, un anno di pandemia e un anno che ancora ha questa radice del male che ci avvinghia, è veramente un miracolo? Ma credo proprio di sì, il Miracolo di Natale è davvero una bella occasione per sensibilizzare il cuore di tanti in favore di chi fa più fatica, e mi pare che sia questo proprio il compito principale, poi che ogni anno Miracolo di Natale ecco porta avanti, andare oltre ogni indifferenza e provare a condividere, sarà poco ma condividere, sì è vero, anche quest'anno tanta donazione, proprio possiamo dire
abbiamo uguagliato l'anno scorso, speriamo forse anche superato. Infatti, non anche lo sappiamo questo, ancora. Questo. Anche questo è un aspetto importante e rilevante, ma quanto è davvero importante che andando verso il Natale, quindi questa festa cristiana, no? Lì dove parte il mistero dell'incarnazione, eccetera, e quindi la concretezza di un Dio che entra nei nostri panni. E allora anche noi, proprio anche alla luce della nostra fede, capaci di metterci nei panni di coloro che fanno più fatica, che hanno più difficoltà. Allora questa mi pare sia davvero un giorno bello e ne ringraziamo il Signore. Grazie. Ecco, tra pochissimo sta per arrivare anche il Vescovo, sì. Baturi ovviamente, che sarà sicuramente anche lui, ritengo, emozionato per il suo secondo mandato del miracolo di Natale. Voglio dire una cosa, in effetti mi ha fatto riflettere Don Marco, perché in realtà ha detto bene, quando noi diciamo è eguagliato il miracolo dell'anno scorso, è perché in realtà a volte non ci si vuole sbilanciare, ma ci sono delle donazioni sempre in merce, per carità di Dio, che non sono presenti qua, attenzione, ma che devono arrivare. Quindi ecco perché noi abbiamo sempre avuto il profilo basso. Quindi sono contento di quello che lei ha detto, perché in effetti dà a tutti i donatori e a tutti i volontari e a tutta la gente che ci guarderà quella grande soddisfazione che la solidarietà da nord al centro al sud, perché bisogna ricordare che il Miracolo di Natale sta camminando per tutta la Sardegna, e in ognuna di queste 21 piazze c'erano tantissimi generi alimentari. Io penso che se dovessimo veramente fare il calcolo di tutti i 21 comuni, penso che sarebbero numeri stratosferici. Questa è la solidarietà. Sì, diciamo che Miracolo di Natale è un moltiplicatore di solidarietà, ma è qualcosa di più. Moltiplica quel senso di carità, e cioè di amore, di fraternità, di comunione. Nessuno davvero può essere lasciato indietro. Veniamo fuori, anzi siamo ancora, in un certo qual modo, in piena pandemia. Quanto è importante davvero stare uniti gli uni agli altri. Allora ecco, oltre che moltiplicare i doni e gli alimenti, che sono importantissimi, questa concretezza, poi c'è un'altra concretezza, la concretezza più spirituale probabilmente, che dobbiamo far crescere. Il Miracolo di Natale aiuta a far crescere proprio questo senso di carità, di fraternità, che il Natale proprio, tra l'altro, ecco, ci viene a proporre. Grazie Don Marco. Grazie, grazie a voi. Grazie. È con una grande contentezza che per la seconda volta abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi appunto Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Baturi. Grazie. No, grazie a voi e grazie a quanti hanno collaborato a questo secondo miracolo in 2 anni, una buona media. Porta bene. Porta bene. Porta molto bene, anche perché, come prima diceva Don Marco, diciamo che noi amiamo tenerci il profilo basso, quindi diciamo sempre: male che vada, abbiamo eguagliato. Ma sotto sotto, nei nostri cuori, potremmo anche dire a breve o a giorni, a mesi, perché c'è tutto un conteggio da fare, potremmo addirittura dire superato. Ma non è tanto quello, è il fatto di non aver avuto l'assenza del dono. No, è 25 anni. E quindi la vera eccezionalità è che di fronte a un'emergenza tutti si mobilitano. Invece è davvero un miracolo che diventi abituale, che diventi quotidiano, che diventi un gesto consueto, il dono per gli altri. E poi questo miracolo dice che fa bene chi, come tu hai fatto e come fanno gli amici, scommette sull'uomo, si fida dell'uomo, si fida sul cuore del cuore dell'uomo, che è capace di tanto bene, di tanta solidarietà, e per noi credenti tanto amore di Dio, che diventa accoglienza dei fratelli. Come legge il fatto che 21 comuni in contemporanea, nello stesso giorno, aprono dalle 9 del mattino e chiudono alle 21 tutti assieme, anche se sono così distanti l'uno dall'altro? Ma è l'idea del popolo. Il popolo è una realtà non data da motivazioni transitorie, affettive o emotive.
il popolo agisce insieme perché ama la vita. E questo significa che si estende il bisogno degli uomini, si estende l'indigenza insieme alla capacità di dare risposta o comunque a gesti di solidarietà. Un popolo che è capace di gesti di solidarietà così all'unisono, così significativi, così importanti, nello stesso tempo è un popolo che merita la stima e la fiducia di tutti. Abbiamo una bella notizia. Quest'anno è stato l'anno dei giovani, dei ragazzi, dei bambini, delle scolaresche. Anche questo è un segnale fortissimo. Spesso ci si lamenta del fatto che i giovani non sono capaci di impegnarsi, che non partecipano alla vita sociale e politica, che sono a volte individualisti, solitari nei loro percorsi. La verità è che il giovane si muove quando vi è una causa attrattiva. Deve esserci qualcosa di bello perché un giovane si muova. E evidentemente questo è davvero importante. La carità, la solidarietà, l'interesse degli altri, la costruzione di una società più giusta è una giusta causa che motiva l'impegno del giovane. Il giovane ha bisogno di prospettive alte, ampie, ha bisogno di qualcosa di bello che possa attrarre il suo cuore. E questo è testimonia di un miracolo, ma anche di come è fatto il cuore dell'uomo e di un cuore giovane. Non le rubo più tempo, però grazie. Volevo dirle l'ultima cosina, oltre ad augurare un Santo Natale a tutti gli amici che sono a casa, perché questa è la prima volta che il film di questo miracolo di Natale sbarcherà sui social. Forse anche i social hanno dato questa spinta ai giovani di avvicinarsi a questa iniziativa. E non dobbiamo dimenticare i volontari. Non dobbiamo dimenticare i volontari che hanno dato il dono, non semplicemente di qualche euro o del panettone, ma il dono del tempo, magari sacrificando la casa o sacrificando qualche affetto, sacrificando altre alternative, altre possibilità. Questo è davvero importante. In fondo il vero successo di queste iniziative è dato dal popolo che si muove in modo volontario per sollecitare tanti altri. E poi non dobbiamo dimenticare mai le persone a cui sono destinati questi beni, le famiglie, i bambini, le persone che sono in ansia e che chiedono come faremo. Ecco, nel far tutto questo guardiamo il cuore di chi dona e guardiamo il bisogno di chi riceve, tutto dentro la misericordia di Dio. Grazie. Buon Natale. Grazie, buon Natale. Rimanete incollati con noi, state con noi, dateci ancora poco per ringraziare i nostri fedelissimi amici che ci permettono di realizzare questo bellissimo progetto. Al centro commerciale I Mulini e in via Roma 1 a Cagliari, gelateria Peter Pan, gelati semifreddi e torte. Il gelato artigianale è per tutte le occasioni, per tutte le stagioni, per tutte le emozioni. E poi, tutti sono fan del gelato Peter Pan. Anche io sono fan del gelato Peter Pan. Dove trovare il più vasto assortimento di articoli per la termoidraulica? A Quarto, da Piras e Sarrizzi. Uno showroom con una vasta gamma di articoli. Bombole GPL, combustibili, gas tecnici Albini, barbecue e articoli da campeggio. Effettuiamo consegne a domicilio. Termoidraulica di Piras e Sarrizzi. I can do that. Farmacia Virtis. Cura e salute sono al centro del nostro lavoro. Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi. Affidati alle nostre competenze. Farmacia Virtis, la tua farmacia. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Fanni Revisioni. Da 20 anni operiamo al vostro servizio. Revisioni su tutti i mezzi. Fanni Revisioni, centro autorizzato, via Dolcetta 17, Cagliari. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Tabaccheria Marci Giovanni. Slot, ricariche, pagamenti bollettini, lotterie istantanee, articoli fumatori. Tabaccheria Marci Giovanni, Viale Colombo 19, Quarto Sant'Elena. In un palazzo dell'Ottocento sorge la trattoria Cavour,
sita nell'omonima via del quartiere di Marina Cagliari. Un ambiente suggestivo, dove poter ammirare mosaici in pietra, nicchie di tufo, tegole e mattoncini sardi. Tra il profumo di ginepro, piatti tipici della cucina cagliaritana, mani sapienti, sapori antichi. Trattoria Cavour, vecchie e piacevoli tradizioni. E allora amici, eccoci qua per questo rush finale. Ovviamente noi siamo abituati a chiudere quando porta bene, quindi abbiamo Viola a fianco a me. Ciao. Viola Longobardi, chissà di chi è figlia, ma tu come ti chiami di cognome? Ma poi. Allora no, magari forse è figlia mia, vabbè. Allora, possibile. Allora, cari amici, eccoci qua. Siamo nel rush finale di questo lunghissimo miracolo di Natale, giunto alla 25esima edizione. Nicolò è il direttore di questo miracolo di Natale. Vuoi dire due parole per farci capire davvero quello, per raccontare quello che abbiamo provato noi, la stanchezza fino all'ultimo secondo? Beh, la stanchezza però è stata ricaricata ad ogni messaggio nel quale ho ricevuto foto dagli altri 20 comuni nel quale è stato fatto il miracolo di Natale. Delle immagini davvero commoventi, perché scalinate piene di buste di roba da mangiare, spettacolini ovviamente nell'ambito di quello che si poteva fare, bambini, quindi è stata una giornata commovente dove la stanchezza si è fatta sentire, ma ogni volta c'era una ricarica. Esatto. E allora a questo punto, cari amici, è doveroso ringraziare tutti i nostri partner che ci hanno dato davvero una grande mano d'aiuto. Quindi andiamo subito a ringraziare Despar GF e poi Sandro Balbina, che è stato anche l'autore, no, di quel bellissimo albero di Natale che è stato messo sulla gradinata e abbiamo dato una luce per questi 25 lunghi anni. Poi ringraziamo la Dream Group, che veramente sono stati encomiabili, la famiglia Moi, Riccardo Moi e tutta la sua famiglia, vi ringraziamo perché avete fatto delle cose meravigliose, e Love Sardegna, che veramente sono stati con noi e ci hanno appoggiato sui social in maniera veramente mastodontica, grazie. Poi il centro stampa di Tinti Romano, che non è mai mancato, e poi Giambroni Traslochi, che Maurizio ti ringraziamo perché ogni settimana sei andato con i tuoi camion a prendere la pre-raccolta dei supermercati. Poi guardate, qui c'è una nuvola che non finisce più altra merce lì. Vi devo dire che siamo veramente inondati in un mare di solidarietà e di amore. Poi volevo ringraziare anche Fabio Mocco, l'autore della locandina del miracolo di Natale. Se mi dimenticherò qualcuno vi chiedo di perdonarmi. Poi i gruppi di volontariato, come ho sempre detto, senza di loro sarebbe stato impossibile. Gli angeli di Roberto, poi abbiamo gli angeli di Roberto, i Guardian Dogs, Paolo della Caritas, ministri volontari di Scientology, Cilenos di Sardegna, coordinamento delle diaspore, amici della strada, misericordia, i Boy Scout di Quartu, la Protezione Civile Augustus di Assemini, l'Accademia del Soccorso, la Madonna della Strada, Cagliari Capitale, Love Sardegna, i coniugi di Sciarretta, Associazione Alba Trasporti Lillio. Questi, voglio dire, sono, speriamo di non aver dimenticato nessuno. No, non abbiamo dimenticato nessuno, questi sono stati di grandissimo aiuto. Aggiungerei solamente alcuni volontari della Caritas che sono venuti nella pre-raccolta, che è stato letteralmente commovente sentire quanto volontari Caritas, quindi persone che fanno volontariato, Paolo salutiamo tanto, ma sentirli dire è stato bellissimo darmi da fare per il miracolo di Natale. Oh, quindi ringraziamo Jonathan, il nostro mitico cameraman, poi Nicola Oe che è qui, Alessandro Congia, il nostro grande mitico addetto stampa, e poi quella bellissima coppia di amici agenti 0010, Gianni e Giampaolo, che ci hanno aiutato facendo da spola sulla gradinata di Bonaria e anche qui. E poi in questa sigla finale ringraziamo il Pentagramma di Sydney, un bellissimo coro che chiuderà questa lunga maratona del miracolo di Natale, e anche loro, devo dire, questi splendidi fanciulli hanno donato a mani piene. Credo che con questo possiamo dire, con grande stanchezza ma con grande gioia, che si chiude la 25esima edizione del Miracolo di Natale. Complimenti Nicola. Complimenti a lei. Grazie Viola. Grazie a te. Grazie Jonathan.
Volete dire qualche altra cosa? Volevo dire il 25esimo miracolo di Natale è stato fatto. Ma io devo. Un attimo, non state mettendo ansia tutte. Con un po' di pressione. Allora, un po' di pressione, devo trovare un po' la torta. E allora, dobbiamo dire che nell'anno, va bene, giovedì 16 dicembre 2021, possiamo dire con totale serenità: il 25esimo miracolo di Natale è stato fatto! Buonanotte a tutti! Oh. Ecco, avevi ragione, bravo, sì, non mi sono distratto. Ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Conosco una parola magica, un asso nascosto nella manica, è come una lente. Davanti agli occhi, davanti alla mente. È una parola meravigliosa, lascia un profumo sopra ogni cosa. È un raggio di sole, sopra gli sguardi, sopra le persone. Per la pioggia sopra il fiore, per la neve a Natale, per il sangue dentro il cuore. Tutte le cose, sia quelle belle che quelle dolorose. Per i giorni di vacanza, per i sogni ad occhi aperti, per il canto e la danza, per i volti, i volti sorridenti. Nascosto nella manica, c'è un cuore che batte e ribatte dietro ogni singolo. Grazie.